Allora, io inizio questo nostro convegno, vi ringrazio di essere intervenuti, ringrazio il professor Di Romeglio, perché è un convegno questo al quale tutti noi diamo una particolare importanza. Per quanto riguarda ovviamente gli aspetti artistici, gli aspetti della scuola, gli aspetti dell'insegnamento, ma anche perché con questa iniziativa, quando ne abbiamo parlato all'inizio con il professor Fiorillo, con il professor Antico e con il professor Brandizzi, il nostro direttore, abbiamo già da allora, vi parlo di alcuni mesi or sono, prima di Natale dell'anno scorso, abbiamo immaginato che da oggi potrebbero scaturire delle opportunità molto importanti per quanto, poi lo diranno meglio le persone che parleranno dopo di me, per quanto riguarda gli aspetti della ripresa, della rimessa sul mercato, della rivalorizzazione di un importante marchio della ceramica del nostro territorio. Ovviamente, senza nulla togliere al blasone, all'importanza storica ed artistica che hanno, e a riguardo ringrazio per la presenza al nostro convegno il vice sindaco di Loreto a Frutino, perché come voi penso sappiate Loreto a Frutino accoglie all'interno del museo Acerbo forse la più importante raccolta di ceramiche di Castelli che sia presente sul nostro territorio. Detto questo, do la parola al direttore Brandizzi, che poi introdurrà, e di questo lo ringrazio veramente tanto, l'assessore il dottor Roberto Sant'Angelo, assessore regionale, che con importanti idee poi lascio a lui raccontare, perché con la regione questa amministrazione, la nostra accademia, ha un rapporto veramente importante. Abbiamo già fatto cose molto rilevanti per gli impatti che hanno avuto esse sul territorio regionale, e con questa iniziativa stiamo ripartendo, perché è appena avviata la nuova missione della Regione Abruzzo con il rinnovo degli organi. Quindi l'assessore Sant'Angelo prima ci anticipava delle cose che io non voglio dire, se lui vorrà le anticiperà. Quindi grazie ragazzi, buon lavoro a tutti, e la parola al professor Brandizzi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, in primo luogo un saluto ai nostri ospiti, all'assessore alle politiche sociali Roberto Sant'Angelo, vice sindaco di Loreto a Frutino Federico Acconciana Messa, il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, si dovrebbe collegare, e Vittorio Piccari, il direttore dei musei civici di Loreto a Frutino Pierluigi Evangelista, Pietro Pisano, professore del liceo artistico, del prestigioso liceo artistico Grue di Castelli, con cui noi abbiamo già collaborato, e con lui la direttrice Eleonora Magno. È una collaborazione molto importante, è quella che stiamo facendo con loro, e con appunto anche Edward Giuni, che poi ci spiegherà questo progetto di rivalutazione delle ceramiche di San Bernardino. Bene, insieme di tutti questi elementi sono fondamentali per comprendere il progetto che noi vogliamo portare avanti, dedicato appunto alla ceramica, che è uno strumento antico, storico, ma estremamente contemporaneo. E noi tendiamo in qualche modo sia a lavorare sulle nuove tecnologie, sia a lavorare su quelli che sono, diciamo così, gli strumenti classici delle arti contemporanee. È l'ennesimo workshop che facciamo per dare a voi studenti la possibilità di sottolineare alcuni aspetti legati alla creatività e alla progettualità. Ecco, sono elementi fondamentali per voi. Come sapete, il 24 faremo una giornata dedicata appunto al disegno dal vero, portando proprio degli animali,
lato del territorio qui e qui in istituto all'aperto, quindi cerchiamo veramente di dare tutte le possibilità per poter comprendere che cosa significa la creatività in funzione però del progetto. Si deve progettare, l'artista deve progettare, senza progetto non c'è sostanzialmente creatività. Cosa mettere all'interno del progetto e cosa lasciare fuori, anche questo aspetto è estremamente importante, ma questo ne parleremo poi all'interno della workshop. Do adesso la parola all'assessore alle politiche sociali, dottor Santana. Allora, mi alzo in piedi e vi saluto e saluto soprattutto i ragazzi, saluto il vice sindaco Alfredo, tutti benvenuti. Diciamo tra le vastità delle deleghe che ho, le più calzanti per la giornata di oggi sono quelle della formazione, dell'istruzione e della cultura che si intrecciano rispetto ai progetti che porta avanti poi l'Accademia delle Belle Arti. In qualche modo con questo corso di scultura abbiamo già realizzato un progetto nell'altra veste che avevo 5 anni fa nel Consiglio regionale, realizzando un monumento che poi in uno scambio culturale abbiamo donato al Melbourne, che è realizzato proprio da voi ragazzi, alcuni c'erano, non so se tutti, perché le due grandi istituzioni devono dialogare, cioè la Regione Abruzzo non può fare a meno del circuito dell'alta formazione, sperando in un rapporto che abbiamo già consolidato nel tempo di poter ampliare quello che noi possiamo mettere in campo come Regione Abruzzo. Se sono venuto questa mattina ritagliandomi del tempo rispetto agli impegni istituzionali che avevo è proprio per dimostrarvi la vicinanza che vorrò avere a questo contesto dell'alta formazione. È già nelle mie intenzioni portare avanti un progetto di legge per il circuito dell'AFAM, quindi di sostenere tutto il circuito musicale e dell'alta formazione, perché significa sostenere la cultura del nostro territorio. Nelle mie deleghe della cultura c'è sicuramente quella della Film Commission, e mentre ero qui pensavo a delle possibili convenzioni con la Film Commission che deve attrarre sì produzioni cinematografiche nel nostro territorio, ma con mettere a disposizione anche maestranze per il cinema attraverso i corsi che poi voi attivate e rendete possibile, creando questo un binomio che può diventare anche una forza per la Regione Abruzzo. Ecco, quindi io nel portarvi i saluti penso di aver tracciato già la rotta su alcune cose che dobbiamo mettere in campo. Faccio il plauso perché si va a recuperare un marchio, quello delle ceramiche storiche di San Bernardino, che rischiava di disperdersi, invece attraverso voi ragazzi, attraverso l'associazione che se ne farà carico per la valorizzazione, riportare la nuova vita questo brand, farà sicuramente bene al territorio della provincia dell'Aquila, ma anche del nostro bellissimo Abruzzo. Grazie. Io mi scuso se rimarrò veramente poco a questo workshop, non è mio costume fare questo tipo di cose, ma oggi ho ritagliato il tempo al contrario proprio per venire qui e salutare voi ragazzi e dire che questo percorso lo faremo insieme con la Regione che sarà veramente presente. Grazie. Grazie. Prego, allora, Franco Fiorillo, prego. Allora, io darei la parola adesso al vice sindaco, signori Lampini, prego. Buongiorno a tutti, grazie. Buon lavoro. Grazie veramente, assessore. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per l'invito, il direttore, il presidente, il professor Antico, con cui già da anni condividiamo alcune esperienze sull'ore scrutino. Porto i saluti del sindaco Renato Mariotti, che oggi non era qui per impegni istituzionali. Ringrazio anche l'assessore Sant'Angelo, che adesso è andato via, con cui abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Sono qui insomma a rappresentare la comunità di Loreto Abruzzino, dove, come è stato detto, insiste il Museo delle Ceramiche Acerbo, la più grande collezione pubblica di ceramiche di Castelli, che sono una delle massime espressioni dell'arte e dell'artigianato artistico abruzzese. Ecco, il compito delle amministrazioni comunali, in questo caso la nostra, dove abbiamo un museo, una fondazione dei musei civici che gestisce, è quella di coordinare e promuovere tutte le attività come questo workshop, che vanno a valorizzare e soprattutto diffondere la cultura e il saper fare un certo tipo di arte e artigianato, soprattutto appunto nei luoghi di formazione e di cultura. Quindi io ringrazio per l'invito, noi come comune saremo presenti, anche felici insomma poi di ospitare iniziative anche in futuro sul nostro territorio, perché
crediamo fortemente in questo. Più tardi arriverà il direttore Luigi Evangelista dei nostri musei civici. Ecco, l'ultimo lavoro fatto dalla nostra fondazione, in particolar modo dal direttore, è stato un volume da 300 anni dalla morte di Carlo Antonio Grue, uno dei più grandi maestri di Castelli, e in questo volume ci sono tutte le opere del maestro nei musei di Loreto Abrutino, Pescara, Chieti, Atri e Castelli. Questo proprio per dare un respiro regionale, non solo locale, fermo ai confini comunali, di quella che è l'arte ceramica abruzzese. Noi siamo stati onorati di aver fatto da capofila a questo progetto, perché crediamo che, appunto, come con l'Accademia di Belle Arti, anche il Maxi dell'Aquila, con cui c'è un progetto in corso per la ceramica in chiave contemporanea, e questo va fatto, vanno ampliate le connessioni e le reti. Quindi sono felice di essere qui e ringrazio ancora per l'invito e buon lavoro. Grazie. Quindi aspettiamo adesso per il direttore del progetto. Allora, come avete organizzato la mattina? Ah sì, vabbè, intanto anticipo che il direttore del museo è in leggero ritardo, il quale direttore farà una piccola presentazione, una presentazione di questo importantissimo museo, che ha già abbondantemente illustrato il nostro sindaco, che ringrazio. Pertanto questa mattina sarà quasi totalmente teorica, diciamo, cioè si chiacchiererà molto, quindi parleremo, diciamo, di questo museo, ci sarà questa panoramica per capire le realtà legate a questa importante tecnica, diciamo, per il nostro territorio. Non tanto l'Aquila, che ha avuto questa esperienza, diciamo, le ceramiche di San Bernardino, che il professore Raggioni ci presenterà tra poco, anzi, è un progetto molto interessante, molto organico, di cui, insomma, prenderete tra poco. E poi chiaramente perché soprattutto siamo una terra, come si dice, ricca di tradizioni in questo senso, no? Castelli, di cui il professor Piero Pisano è uno dei nostri, cioè sarà il conduttore del nostro corso, tra l'altro, se puoi dire anche tu due chiacchiere, insomma, su questo, su per, sì. Due, se ti sei preparato a qualcosa sull'argomento, perché il professore, che è stato tra l'altro un nostro studente, un nostro eccellente studente, sarà lui a condurre, diciamo, questo seminario, e soprattutto ci spiegherà anche perché stiamo parlando di ceramica, cioè l'Abruzzo è anche ricco di determinate terre, no? Noi lavoriamo sulle nostre terre praticamente. Non dimentichiamo che tutti i luoghi che hanno a che fare con la ceramica è perché producono anche ceramica, se voi vedete Faenza per esempio, tutti quelli sono anche ricchi proprio di terra, di materiale, perché diciamo che la base è questa, cioè noi raccogliamo, noi artisti facciamo arte con tutto, in questo caso raccogliamo la terra che sta qua sotto i nostri piedi sostanzialmente. Quindi invito chiaramente il professore e poi chiaramente il professor Eduardoni. Grazie, scusate. Grazie. Allora sì, oggi chiacchieremo un po' di più rispetto agli altri giorni, appunto per focalizzare e progettare il nostro intervento che faremo a Loreto Abrutino. Quindi inizialmente vi vorrò far vedere un'oretta, alcune slide per capire un po' meglio l'aspetto ceramico e avere un pochettino le idee chiare, dopodiché passeremo alla progettazione. In pomeriggio potremo iniziare già a sporcarci praticamente le mani, anche perché ho portato diversi campioni di oggetti con diverse tecniche e credo che sia doveroso, in modo tale voi avete un ventaglio di possibilità per poi domani e dopodomani concludere almeno la parte progettuale. Se abbiamo poi problemi tecnici nel realizzare il vostro elaborato, non ci sono problemi, io sono totale a disposizione e quindi potrò venire anche in un secondo momento per concludere i lavori. E detto ciò, sull'aspetto, diciamo, teorico, progettuale, lo spazio dove verrà installato il vostro lavoro è ancora da definire, motivo per cui siamo curiosi anche di ragionare con il direttore del museo. E qualsiasi cosa è a vostra disposizione, e oggi per me sono quei tre giorni che ultra contento e felice, perché, come dicevamo prima, sono stato un ex studente di questa accademia
insegno al liceo artistico quello di Castelli, e adesso per me è un motivo in più di crescita, perché comunque si cresce insieme sia il docente che gli alunni. Quindi ben venga queste giornate per altri 100 giorni. Grazie di molto. Prego. Allora, prego. Si parlava prima di ceramica in San Bernardino, io non sono ceramista. Due anni fa ho fatto un progetto per aprire un'officina d'arte, un'esperienza precedente, e ho conosciuto i territori dei clienti di ceramica in San Bernardino. Loro l'hanno acquistato dopo il terremoto. Non so se... Alcune notizie. Sì, hanno provato due delle volte, però le ceramiche non è più da bottega adesso, perché una persona solo non ce la fa a gestire questo. Ma puoi gestire, però in attività una ceramica che era semi perduta non è così facile, uno non ci fa niente da solo, cioè un po' ci rimette. E poi capito che l'asse di una struttura bella e grossa, e in più serve collaborazione, non di uno di due. Devi fare in modo che si apra questa cosa. Poi le ceramiche San Bernardino, non so quanti di voi conoscono, e sono già particolari per il modo di produrre. Doppia cottura, e poi la particolarità che c'è un'incisione a crudo. Prima della cottura vengono incisi con... La musica, tendenzialmente loro prima di disegnare vanno a uccidere su qualsiasi motivo floreale o geometrico, se viene la cottura, poi usano gli ossidi. Ovviamente il lavoro è abbastanza lungo per concedere a una qualsiasi persona che usate il giorno d'oggi cinesi di libri, non c'è questo tipo di competizione economica. E, però è un fattore verde lì. Loro già hanno provato varie volte, quando non avete progetto, ma perché non ci provi? Mi sono informato, non è così facile, anche perché se pure a livello economico. È un impegno. Mi sono informato un po' di gusto, di cosa serve, cosa non serve, come processo di lavorazione, e ci provo. Non so, le ceramiche di San Bernardino hanno una particolarità con l'incisione del tempo abbastanza lungo per produrre qualsiasi oggetto, che sia un vaso, un piatto, e in più dovresti essere fedele pure a questo tipo di un bene artistico della città, ed è particolare anche per questo tipo di lavoro. Ci ho detto, non è così facile, non è a portata di tutti, magari l'idea oggi non lo ricordo. Certo, per capire, per entrare nel merito proprio del progetto, e sì. qual è l'intenzione? L'intenzione, no? Cioè tenendo conto che il progetto nasce da PNR, è nato inizialmente in quel momento lì, tenendo conto che uno delle commercialisti che mi ha mandato a vedere cose, l'idea sua. Sì, il progetto è bello, dovresti aprire un sacco di cose, ma però c'è quella ceramica. Ho cercato informazioni, ho preso un po' di informazioni che avevo fatto, anche perché si era la proprietà dei frati di San Bernardino. Sì. Là ho distrutto tutto e non credo che loro hanno avuto più intenzione, che ci sono andato a parlare. Il posto è molto bello lì, però non mi aveva più fatto. Non sono più interessati, non c'hanno... E non c'è anche di uso quotidiano? No, non solo. Effettivamente questo era uno dei problemi che uscivo, perché erano ceramiche di uso quotidiano, erano dei vasi. Okay. Non so se l'Orio Capitano c'ha pure le forme, sia piatti grandi sia piccoli. E addirittura loro volevano pure fare una sorta di produzione, non so, dei ristoranti, dei oggetti. Però comunque sia sono molto costosi, non si può permettere di comprare. Gustare per casa oppure per ristorazione, un'altra cosa, oggetti che costicchiano, ma costicchiano perché tu compri il lavoro, non è che compri l'oggetto stesso. Fare il conto stato. Sì, e finalmente adesso si compra tutto, perché sono tutti industriali. Il ceramico di San Bernardino ha notato che c'è un processo lavorativo molto lungo, cioè
Vediamo così, che cosa consiste? Consiste, prendiamo un oggetto qualsiasi, un vaso, un piatto, usano due tipi di argilla, quella grigia scura che poi dopo la cottura diventa rossa e poi viene ricoperto un altro strato di argilla più chiara che poi diventa chiara. Prima che questa cosa viene incisa, questi due strati di forse di che, praticamente l'argilla chiara era quello che non cercava l'uso del bianco, cioè dopo la cottura è stata la l'argilla chiara di base bianca, quindi una sorta di patina, noi utilizziamo i bianchi perché il bianco veniva lasciato allo smalto, perfetto, o come lo smalto veniva usato poi loro prima della cottura usavano due la cristallina quello che dà un po' di trasparenza. Il giorno d'oggi si usano solo i smalti, le ceramiche che sempre alpino usavano solo gli ossidi. È un tempo abbastanza lungo per produrre un oggetto e non la puoi vendere a la particolarità era quello che queste ceramiche la parte decorativa di queste ceramiche era proprio l'utilizzo dell'incisione, cioè senza il motivo floreale o comunque veniva incisa crudo per poi quindi la particolarità poi passava a doppia cottura la prima poi stava passando fuori un'aria aperta per poi mi sa da qualche giorno prendi qualsiasi oggetto, un fiato, un vaso che sia, dopo una settimana circa di lavoro, quando non vedi quella non ce la fai mai di entrare in quei posti di formazione. Perché ho accettato? Tendenzialmente perché se vedi solo piatti o vasi piccoli, perché così possiamo stare, non c'è di male. Però se cominciamo a usare esattamente la stessa tecnica, con gli stessi mezzi che diciamo, per oggetti di design, cambia, non è più produzione di produzione artigianale, però è una cosa. In più siamo arrivati alla linea delle archi, non credo che sia così facilmente di fare, insomma, un vaso di rilievo, un altro rilievo, ceramica, si potrebbe fare. Loro piacciono o non piacciono, una volta guardate dove vanno. No, noi facciamo queste cose nel senso che. Acquisti esattamente, acquisti mano d'opera già alle di scuola. Dove trovare persone più interessate, non tutti, però un bel po', e la usi pure per progetti anche a livello comunale, regionale, nazionale, potresti fare delle strutture, non avete un vaso rilievo, ma anche rilievo, non stiamo facendo niente di nuovo, stiamo copiando l'Europa, sta leggermente avanti, non è così? Sì, noi bisogna cavalcare l'onda, perché noi abbiamo pure dei beassi, quello sicuramente sì, però modo per tirare avanti, per trovare altre strade sicuramente e recuperare la parte della ceramica, quella tradizionale, perché non la puoi perdere, e quella moderna usando magari gli stessi colori oppure mettere qualche anno fa ho fatto San Loretano di un workshop di ceramica contemporanea che Loretano di ospita anche la sede di No Man's Land, cioè questa fondazione di arte contemporanea, giusto? A cui mi diceva che i vicesini che stanno andando una sede come comune. Quindi, insomma, questo per noi, per voi, per tutti è un inizio di una grossa collaborazione. Insomma, il fatto che noi abbiamo anche un canale sulla costa che non è da poco. Ecco, conoscere anche realtà. Cioè, l'Aquila, per esempio, scusami, adesso si presenta bene come una città che ti permette questo tipo di lavoro. La costa di cure di sostegno, prendi un valore di sostegno grande, ti metti gli studenti 10-20, 30 quelli insieme, ti fai un progetto, un'idea, insomma, di un passo di lievo enorme. Non è facile, però c'è il gruppo già di lavoro, ma possono stare sopra qualche mese, usi la base della ceramica e invece di riempire con le mattonelle, facciamo le stesse mattonelle più grandi, però accademia con questo, già 2 anni fa abbiamo fatto un progetto enorme e in più trattando con voi quei pezzi come mattonelle, invece di fare i calchi,
magari se non ho pezzo, dopo ci metti due giorni per liberare sì, sì, il posto. Venire sì, sì. Da un'opera d'arte a un certo livello. Infatti è una lavoro che ho fatto a Melbourne, sono 2 anni fa con il corso di studio. E prima di spedire tutta la merce, poi erano pezzi unici, cioè realizzati qui in Ancheret, abbiamo fatto con lo stampo in popolo, che nel caso di un problema di trasporto avevamo i calchi per poter poi riprodurre velocemente. Infatti abbiamo tutti i calchi, tutta la fontana, comunque abbiamo andato a Melbourne, quindi questa è una tecnica ormai consolidata in questo sito. Intanto lei ha detto che la tendenzialmente non è iniziata prima questa storia, prima di dell'Aquila, pure il fatto che non riusciamo a trovare una struttura decente, adesso siamo gli spazi mancano, mancano gli spazi, è vero che la prima cosa simile è una bottega che San Bernardino ormai non è più diffuso per la storia, vedo che i frati hanno venduto i diritti, chi l'ha acquistato ci ha provato 2 o 3 volte, pure con qualcuno dei castelli, pure con qualcuno dei laghi, sì, lo so per certo, e non sono riusciti a sapere come. In realtà non poteva a un certo punto fare. Quanto grande deve essere la tua ragione? Mantenendo buoni pure le rimesse di tanto tempo, dovrebbe almeno 2 o 3 centinaia di guardi. Intanto la roba ma suppongo un bel forni grandi. Poi molto se vuoi portare l'oro, è valido, certo. Questo è già di quali spazi, un po' anche perché non è che la struttura si legge su quel mondo, da quando si prende il telefono che un giorno darà qualcuno di cui hai detto che si vede, magari pure per fare qualcosa che fa un po' più grande, e anzi, se open space è ancora meglio. L'arte è una delle poche cose che mi spazio. Il direttore lo dice sempre: lo spazio non è in laboratorio, non hai mandato la mia spazio. Non sì. E non ce l'ha l'acqua, se cose non mi piace. Qualche tempo fa per trovare in giro, però per i bandi, diciamo, i prezzi non sono così. Diciamo che in questa accademia appunto il rapporto tra gli spazi e i ragazzi possono cioè diciamo rispetto ad altre accademie dove si punta tutto sul numero di studenti non in rapporto allo spazio ma così in senso assoluto, ecco, questo è un grave errore che noi cerchiamo di non fare, poi anche voi però voi siete fortunati che dove poggiate il lavoro vi trovate un giorno dopo. Che altre accademie hai 2 ore e poi 2 ore devi scomparire, cioè non avete più le aule perché certo. Giusto direttore lei che viene da Roma esatto. E sì, cioè, a chi per primo può mantenere la sedia, cioè invece qui ed è previsto un nuovo progetto, speriamo che passi presto di ampliamento ulteriore della negli spazi, comunque ecco, in questa circostanza insomma noi ci muoveremo in collaborazione appunto con chi ha organizzato ecco, questo progetto chiaramente sarà anche a come organizzeremo ecco, dal punto di vista nostro ecco, a noi interessa chiaramente la didattica e la formazione, interessa anche noi ecco, questi elementi, vedete ragazzi, anche di carattere tecnico, la doppia cultura, questa pagina sopra, ecco, non sono elementi tecnici, sono elementi anche poetici, ecco, estremamente importanti, per il fatto di fare vari strati e dare un certo tipo di trasparenza. Questi sono elementi poetici estremamente importanti, quindi di trasformare diciamo così questa che era un'attività soprattutto ecco, di oggetti d'uso soprattutto comune, di trasformarlo in qualche cosa che di artistico, quindi come posso sfruttare al meglio una tecnica e una tecnologia diciamo così di questo tipo. Cosa voglio ottenere dal punto di vista poetico? Questo è estremamente importante, perché in alcune circostanze avrò bisogno magari della monocultura, avrò bisogno della terra rossa, in altre circostanze avrò magari bisogno di questa doppia cultura, ecco, già mi piace l'idea di avere sotto uno strato, diciamo così, di greta scura che diventa rossa, poi sopra immaginate questa piccola patina
di greta bianca, appunto, di greta bianca, che tuttavia lascerà una trasparenza sotto, no? E quindi si, comunque si vedrà, si intravederà. Ecco, imparare a dialogare con questi elementi, ecco, significa effettivamente creare poesia. Prima di continuare, permettete di ringraziare comunque i docenti interni che stanno portando avanti questo progetto, quindi Sebastiano Lamone, Franco Fiorillo, Antonella Antico, Luca Baldassarra, Giuseppe Pietro Nero e Matteo Ludovico. Grazie. Grazie a voi. Un attimo della mostra conclusiva che poi faremo a Loreto Tosino. A Loreto Tosino, ecco. Il sindaco sta migliorando gli spazi. Sì, avevamo pensato alla zona del comune, la vedo, sì. Ovviamente la parte storica dove vedo è la parte bassa, quindi saranno le chiesale del comune di Loreto Tosino, poi il chiosco di San Francesco, che al momento ospita anche il museo dell'antiquario, che ci sta anche un teatro comunale. Quindi avevamo individuato quella parte lì per fare la mostra conclusiva del lavoro fatto. Sì. Quando lo fate? Come ci sono beh, sì, questo è un po' da continuare con voi, credo entro maggio. Entro maggio morito, andiamo nelle sale. Il titolo della mostra chiaramente si trova in occasione di vedere anche il dottor Santaggio, se siete d'accordo, quindi siete anche al museo, sì, occasione così. Intanto anticipo il resto, diciamo, una cosa importante che ci stanno allora, una cosa importante per cui sono nate, cioè le motivazioni che ci hanno portato a condurre, diciamo, questo workshop. Intanto è un'idea che è scaturita da tanto tempo, cioè da molti anni. Con il professor Sebastiano Lamone stesso abbiamo parlato tantissimo, anche con il professor Matteo Ludovico. E poi c'è stato questo, diciamo, questo innesto, piacevole, diciamo, con il professor Baldassarra, che in questo momento è presente nella nostra accademia, ma in realtà non è della nostra accademia, cioè dell'accademia di Catanzaro. È un presente, per cui c'è stata una sorta di switch, come si dice, una rocca, non si chiama utilizzazione. Pertanto la professoressa Giannulli, che è la nostra insegnante di tecniche della decorazione, insomma, è stato fatto una specie di arrocco, come si dice, uno scambio, per cui c'è stata questa occasione che ci ha condotti a lavorare sul mosaico e sulla ceramica nello stesso momento, cioè nel senso che, per esempio, uno dei lavori su cui sta insistendo molto il professor Baldassarra, presente, è sull'utilizzo, per esempio, sul riutilizzo, sul riuso della ceramica ai fini del mosaico. Quindi ci sta esattamente in piedi, cioè come discorso ci sta preciso, no? Perché comunque va. A parte che rientra anche nel discorso anche del riuso, quindi nell'utilizzo, diciamo, come pratica artistica, questa qua del riuso, diciamo, nell'arte. Pertanto mi sembra una cosa abbastanza, non è l'ultima novità, cioè si fa da sempre, sì, diciamo. Se voi considerate, per esempio, il cocciopesto, qualcuno di voi ha mai sentito parlare del cocciopesto romano? È una tecnica straordinaria che dava una durata, perché si usava molto, per esempio, negli acquedotti, in cui si usava praticamente il coccio, si usava la ceramica, il materiale durissimo, si usava proprio come rivestimento, come protezione, diciamo. Vi faccio un altro esempio storico. Nelle città medievali, per esempio l'Aquila, che è una città medievale, una città federiciana, nel 1275, tra gli ambienti che venivano costruiti in casa c'era un luogo chiamato il butto, si chiamava proprio così, il butto, che era uno sportellone in legno messo su un botto, diciamo, di pietra, nel quale si inserivano tutti
tutte le cose di ceramica. Quindi tutto il resto di immondizia, cioè si buttava, non mi interessa dove, comunque si buttava altrove, ma tutto ciò che era ceramica, coccio e così via, si metteva in questo punto, perché poteva servire, in qualche caso poteva servire, perché comunque materiale duro, materiale cotto, è spesso anche prezioso, perché voglio dire, vale più un mezzo piatto di castelli che non magari il servizio di piatti che abbiamo a casa, sicuramente questo è sicuro. Pertanto questo utilizzo, diciamo, questo riuso, diciamo, della ceramica, anche per il mosaico, è una delle pratiche che vorremmo approfondire appunto con il professor Luca Bandassalva. Speriamo anche di riuscirla a fare in questi 3 giorni. Saranno 3 giorni molto intensivi, a parte questa mattina, che non dico una mattina persa, però comunque una mattina destinata ai saluti, insomma, alle formalità e così via. A pianificare anche quello che sarà, perché poi anche il professore farà, diciamo, una vera e propria lezione, perché comunque oltre che bravissimo artista e ceramista. Buongiorno. Salve, netissimo, scusate il ritardo. Ci mancherebbe, sapevamo, ci hanno già anticipato dei tuoi. Ciao, benvenuto, ci siamo. Che è il direttore della... Illustraci tu quanto direttore tu sia. Allora, Musei Civici di Loreto Puchino, c'è il Museo Acerbo delle Ceramiche, che stiamo per visitare virtualmente. Poi c'è l'antiquario, il Museo dell'Olio, e ci sarebbe un altro museo che sta per aprire. Ecco. La prossima apertura, il Museo della Città Contadina della Valle del Tavo. E i musei ce li abbiamo. I musei ci sono. Allora, finisco questo breve cappello. Appunto, stavo spiegando l'utilità di questo tipo di workshop, anche basato sul riuso della ceramica ai fini, per esempio, del mosaico. Sì, e sì. Soprattutto, appunto, che sull'importanza della ceramica per il nostro territorio, perché è parte integrante della cultura anche contadina, anche perché comunque la ceramica oggi, voglio dire, prima si parlava di artigianato, la persona si parlava dell'artigianato, per esempio, cinese, cioè della produzione cinese. In cui ovviamente in termini industriali vale sicuramente, non parlo se valga di meno o se valga di più, però di sicuro costa sicuramente meno fare 100 piatti, diciamo, in produzione, che non per un artigiano produrre un vaso in ceramica. Prego. Buongiorno. L'ultima cosa che poi lascio. Sì, la prima della. E diciamo che ogni azienda o ogni artigiano, si faceva una regolarità. Ad esempio, noi abbiamo avuto dei cambi in tanto questo genere. E qui a Castelli c'è una nostra azienda che aveva una pagina unica, che era una pagina internazionale, ce l'hanno fatta. E loro c'è cambi che io ho collezionato a casa, comprati negli anni. E dal particolare problematico, perché aveva una pagina unica che la rendeva diversa dalle altre botteghe di Castelli. Quindi ognuno poi a Castelli si è fatto un suo simbolo, che è conosciuto dalla città. Benissimo, intanto vi sei presentati con il nostro direttore di Evangelista. Ok, la parola al direttore. Allora, guardo qui per la... Sì, anche lì. C'è stato uno switch col teatro. Dai una breve panoramica della storia del museo. E guarderemo anche degli oggetti molto identitari della collezione. Adesso vedremo anche qualche slide sulla storia del Barone Acerbo, perché come tutti i grandi collezionisti, comunque le vicende umane si intrecciano con le vicende di questa grande collezione privata. Sì. Allora, per quanto riguarda qual è di... Grazie. Scusate se mi... Sovrappongo un attimo, noi chiaramente faremo anche una visita al museo, cioè invitato il nostro direttore appunto del museo,
che mi si sentono totalmente, per cui è previsto in questo workshop, non in questi tre giorni naturalmente che saranno asfittici, diciamo, di eventi, però in futuro, quando si presenterà anche l'opportunità di fare una mostra appunto a Loreto Mutino, si pensava, però chiaramente faremo una visita a questo museo che vi garantisco è strepitoso, cioè un museo poco conosciuto perché comunque insomma non è New York sicuramente, però comunque è un museo ricco, vabbè, non dico altro, volevo solo dire questa cosa con le mie stanze. Sì, sì, grazie per la presentazione, professore. Non so se vuole rimanere qui anche. No, no, vabbè. No, mi sposto un po' io. No, prego, no, prego. No, mi fa piacere. Non c'è nulla, anzi, mi fa piacere se vuole intervenire. Anche con qualche... Perfetto, possiamo... sì, andare avanti. Allora, una brevissima presentazione, questa è una panoramica della, di Loreto e indicativamente il museo si trova nella parte alta, questa è la strada, ecco grazie, così vediamo tutti molto meglio, è l'antica strada che, romana che da Chieti portava a Penne, quindi passava anche Loreto, ovviamente chiamata la Pretara, e la strada panoramica, naturalmente le altre per motivi di sicurezza non le hanno fatte sul bordo della collina, ma sono state create nel periodo napoleonico, ecco, diciamo tra 800 e 900. C'è un panorama di Loreto e indicativamente il museo si trova la chiesa in alto, la chiesa abbaziale di San Pietro, diciamo sotto quell'edificio, sotto sulla, diciamo, sulla sinistra, piccolino, l'edificio rosa, color mattone, il palazzo Acerbo, quindi era una foresteria del palazzo, possiamo andare... Il palazzo Valentini di Nomazzo di Vino. Sì, quello è dalla parte del castello, dall'altra parte. Questo, ecco, scelto una fotografia storica che fa vedere, praticamente questa è la discesa via del Baio, per raggiungere il museo che è lì sotto ed è un arco di collegamento tra questa chiesa abbaziale molto importante, famosa, poi avremo occasione di approfondire un po' la storia direttamente quando verrete a Loreto, una storia millenaria, era collegata con il Palazzo Acerbo, la chiesa che è quella, sì, la sua destra, perché comunque anticamente la famiglia Acerbo aveva molti canonici alla chiesa abbaziale. Il museo si trova là sotto, quindi è stato pensato negli anni 50 proprio una prosecuzione del palazzo. Prego, possiamo andare alla prossima. Iniziamo a vedere un po' la figura di Acerbo. Sicuramente tutti quanti avete sentito parlare della legge Acerbo, che è stato il promotore negli anni 30, poi ci sono state, vabbè, è stata abrogata delle trasformazioni comunque sul proporzionale, e personaggio che si è contraddistinto sul panorama non solamente politico ma anche culturale nella prima metà del Novecento, si è lavorato a Roma in scienze agrarie, durante la prima guerra mondiale riceve 3 medaglie d'argento al valore militare, nel 21 è stato eletto al Parlamento del gruppo fascista, poi sarà segretario del Consiglio dei Ministri, ministro dell'Agricoltura e delle Finanze, nel 24-3 con motus proprio Vittorio Emanuele II lo riveste del titolo di barone della Terno con il diritto di permissione agli eredi. Sì. Con il Montarato, dico, no, stessa Cervo, se poi vediamo, nel 25 viene vicepresidente della Camera, questo infatti ve l'ho accennato, nel 26 si adopera per costruire la provincia di Pescara insieme a D'Annunzio, nel 29 ministro dell'agricoltura, nel 43 ministro delle finanze del tesoro, e questo è uno snodo fondamentale che avrà conseguenze anche sulla collezione. Nel 43, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, durante la seduta di Gran Consiglio, il fascismo vota a favore dell'ordine Grandi, quindi determina la caduta del fascismo. Lui viene condannato in contumacia, scappa a Loreto, si rifugia al palazzo e da lì, insomma, è iniziato un periodo di
latitanza ed è stato aiutato comunque dai loro pezzi e stampato. La collezione era già costituita, era già importante da 400 pezzi, adesso vedremo subito in quel periodo delle traversie. Sì, non molto favorevole, andiamo alla seguente. Questo iniziamo a parlare della costituzione di questa importantissima collezione. Nel 1936 acquista la collezione del marchese Don Diego Aliprandi d'Esterni Aliprandi, è una famiglia molto importante per i feudatari abruzzesi. Gli Aliprandi erano i governatori dell'Abruzzo per Margherita d'Austria, chiamati dagli Alpi, e ci sono dei loro oggetti. Era una raccolta che stava praticamente per essere smembrata, perché la famiglia si stava studiando, cioè questo è l'ultimo rappresentante. Nel 38 acquista la raccolta di antiche ceramiche dei baroni Bonanni di Ortona, quindi una famiglia a cui danno un ramo così ad Ortona, famiglia aristocratica molto importante. E nello stesso anno acquista la collezione della famiglia Quartapelle, che è un'altra raccolta importantissima di giuristi, addirittura eredi dei De Santis, che erano stati praticamente per alcuni anni, metà Settecento, i committenti di alcuni due a Teramo, con una piccola officina che avevano patrocinato. Questi sono i tre nuclei principali che rendono la collezione Acerbo straordinaria, perché sono tutti materiali da parata di grandissima qualità e importanza storico-artistica. Nel 1938 acquista il famoso piatto da parata di Francesco Brue con il conto di Ciro di Sani. Pensate, questo dalla collezione del barone Rothschild di Firenze, ed è uno dei cinque piatti da parata musealizzati al mondo, firmati da Francesco Brue. Poi vedremo nel particolare l'iniziatore di questa dinastia dei Brue, ma soprattutto colui che inserisce e porta l'istoriato a Castelli nel 600, e dà un impulso enorme a queste produzioni di lusso. Possiamo andare avanti? Dunque, negli anni 40 questo nucleo si trovava, primo nucleo già importante, nella villa settecentesca del barone De Pasquale a Carrara, che era della madre di Donna Maria Nina Acerbo. Sì, possiamo andare avanti. Questo nel 42 c'era stata una prima schedatura di queste opere, con l'aiuto del vicino di casa, l'ambasciatore Cesilio Guazzeroni, che è stato uno dei fondatori della Comunità Europea, ed era di Loreto, che era uno dei vicini di casa di Acerbo. Sì. E questo è stato, insomma, questo elenco è stato distribuito alle principali biblioteche e musei italiani. Quindi già questo denota un interesse a far conoscere questa collezione a livello nazionale, e è stato molto interessante questo, questa prima catalogazione, perché ha permesso, dopo tutte le razzie che c'erano state nel periodo della guerra, perché naturalmente lui si doveva nascondere, la collezione è stata, diciamo così, provvisoriamente nascosta nelle cantine della villa, però è stata comunque razziata, e nella dopoguerra, con l'aiuto dell'Interpol, è riuscito a recuperare quasi tutti i pezzi, quasi tutti, anche se danneggiati, grazie all'esistenza di questo primo elenco. Sì, questo, ecco, già nel 49, questo è importante dirlo, il famoso Giancarlo Polidori, che è stato un grande studioso della ceramica abruzzese, ma anche uno dei fondatori del Museo di Castelli, c'è stato già un primo prestito degli oggetti per la famosissima mostra della ceramica abruzzese organizzata a Teramo appunto nel 49. Sì, possiamo andare avanti? Sì, questo è questo nucleo importante, si è arricchito fino al 1969, l'anno di morte del barone Acerbo, intervenuto a Roma,
grazie a tantissimi lasciti, acquisti sul mercato antiquario fino a quasi prima di morire, e questo è una sì, perché nel 73 aveva già 400 esemplari, attualmente ne abbiamo 270 di Maioli, quindi anche dal punto di vista numerico è la più grande pubblica, la propria pubblica di Maioli che esiste al mondo, possiamo dire. E questo è un dono che gli ha offerto il suo amico ambasciatore Cesito Guazzeroni, che abbiamo nominato prima, che ha trovato sul mercato antiquario di Mosca nel 1956 e subito ha pensato di portarla al barone Acerbo in omaggio, questo nel 1956. Quindi documenta anche la fortuna critica e la diffusione che ha avuto la maiolica rinascimentale, ma anche barocca, a livello internazionale. Possiamo andare avanti. Questo è un altro passaggio importante, perché nel dopoguerra, insomma diciamo intorno agli anni 50, inizia a sistemare delle case che erano sotto il palazzo per ospitare il museo. Il progetto di sistemazione di questa, chiamavano dipendenza di Casa Acerbo, era stata affidata all'architetto ingegnere Palladini, Leonardo Palladini, che si era contraddistinto a livello nazionale sulla scena culturale della capitale degli anni 20, perché era pensate, il braccio destro di Poppelè, il grande pittore, scultore, architetto che a Roma ha creato questo quartiere, sicuramente lo conoscete, eclettico, di mostro eclettico, con rimandi anche esoterici, forse si interessanti. E gli dona una connotazione stilistica che ben si inserisce nel contesto architettonico che lo circonda, perché comunque siamo nel pieno centro storico di Loreto, sotto la chiesa abbaziale di San Pietro, che ha una storia illustre, che poi adesso vedremo quando verrete a Loreto, con piacere avremo modo di condividere. E addirittura non solo riporta degli elementi di gusto rinascimentale come questa colonna, fa un ingresso, prende un ingresso dal palazzo di gusto neocolonial, vedete quella porta sulla destra, ma da Roma riportano un sarcofago stregilato dall'antico romano che inseriscono nel passaggio che da via del Bario porta al museo. Questo è un esempio anche di grande gusto, di voler riqualificare questo angolo di centro storico che è tuttora ammirato da tutti i visitatori, sia più colti che architetti, sia diciamo persone comuni. Prossimamente, siccome ci sono le lettere anche che si scambiavano negli anni 20 tra Palladini, certo che era ministro quando lavorava con Poppelè, e viene citato anche questo sarcofago, abbiamo intenzione magari di riportare con un campo il sarcofago, riportare alla luce con questo no, chiedo scusa, si può lavorare anche con diciamo con la luce strutturata, quindi scanner virtuali, diciamo questi scanner 3D, perché non comportano il contatto fisico, quindi questo lo possiamo fare magari in futuro, lo strutturiamo nel progetto, magari possiamo avendo. Vabbè, chiedo scusa. No, perché non c'è, non c'è più bisogno, diciamo, di contatto. Di contatto, molto un altro motivo di collaborazione alta e importante. Sì, sì. Sappiamo quanto, con i termini che abbiamo. Possiamo metterlo in cantiere, visto che c'è la sovrintendente ai beni archivistici che è molto interessata a questo fondo che, diciamo, è stato recuperato, anche dei disegni che riguarda l'allestimento interno, che poi vedremo senza del museo, perché Palladini e Acerbo hanno creato, delle alzate di ogni parete e con le maquette di ogni singolo pezzo hanno curato l'allestimento di tutto l'interno, compreso il disegno delle vetrine, che è di gusto razionalista ma molto elegante, poi quando vedrete a Loreto, quindi anche dal punto di vista museografico ha un grande valore storico documentario, insomma, avremo il piacere anche questo di condividere insieme con l'aiuto dell'amministrazione comunale. Possiamo andare avanti. Ecco, questa è una foto del risultato
del risultato finale del progetto, questo di qualificazione. Vedete insomma la colonnina che poi riprende il... Poi c'è un bellissimo portale in pietra neorinascimentale con lo stemma. Insomma c'è una certa cura per l'architettura e una ricerca, ecco, del bello che comunque si ricollega alla la parte del progetto di Coppelle, della capitale, insomma, di Roma. Perché lui comunque negli anni 50 ha creato a Loreto ha fatto un bel progetto per la cassa di spazio nazionalista, però qui ha queste reminiscenze, naturalmente, di un progetto storico, possiamo andare avanti. Questo è un interno del museo, una fotografia storica con gli arredi. Allora, lui è stato il primo collezionista privato in Abruzzo ad aprire gratuitamente la propria collezione al pubblico, quindi pensate che importanza che ha questo museo. In totale gratuità, questo impegno poi è stato mantenuto sporadicamente perché gli eredi comunque vivevano a Roma. Naturalmente, come ben sapete, le collezioni vincolate devono essere comunque per legge date pubblico. E poi c'è stato un intervento della regione nel 99 che con una legge speciale, dopo grandi interlocuzioni lunghe, con questa legge speciale ha acquistato quasi la totalità della collezione, cioè una cifra molto importante. Il resto è del comune, della fondazione di Scarabruzzo, della provincia. Poi diciamo il 95-96%. La collezione è tutta nella regione. Sì, infatti qui vedete il disegno delle vetrine di Palladini e sì, possiamo andare avanti. Questa è una foto storica degli anni 50 della seconda sala del museo che il Baron Cerpo usava per ricevere gli amici collezionisti, perché come dicevamo ha fatto, faceva molti prestiti per queste mostre che si organizzavano sia a livello della capitale ma che nazionale per rilanciare il ruolo di Castelli a livello internazionale con degli studi pionieristici molto importanti da parte di studiosi come Polidori che abbiamo citato in precedenza, ma anche per esempio Foccia ed altri. Era una casa museo e c'erano dei materiali che facevano parte, c'è una targa che è ancora al museo, parte integrante della collezione di ceramiche, come questi bellissimi cabine seicenteschi, penso una collezione terziaria di Lavorio, o delle segnalini ottocenteschi con le stampe anche dei costumi abruzzesi, e negli imbocchi delle porte c'era una collezione di costumi abruzzesi, di gouache, tanto settecenteschi, ottocenteschi, di costumi abruzzesi, ma anche di vedute dell'Abruzzo, che noi vorremmo, con l'aiuto degli eredi, magari riportare all'interno del museo, perché era effettivamente una casa museo, poi la vendita ha perso questo un po'. Visto che in Abruzzo, a parte il museo sui miei corsi, in Abruzzo non ci sono delle case museo, quindi... Ma scusa se tanto interagiamo, sì, no, una presentazione. Sono gratissimo. Volevo anche sentire, tra l'altro, proprio da Diego Pisano, appunto, che è il nostro docente che ci condurrà questo corso, le dinamiche, cioè per cui un luogo che produce ceramiche così eccelse, diciamo, come Castelli, non abbia un museo così imponente come questo privato, sì, so che sì, adesso era pubblico, sì, però comunque era un cristiano, qualunque uno che c'era da investire qualcosa e si è fatto un museo, diciamo, no? E questa è strana come dinamica, cioè che è un luogo come Castelli che ha avuto i maggiori artigiani d'Abruzzo sicuramente, no? Castelli è piena di artigiani, appunto, non di collezionisti. Per cui l'artigiano produce, però poi dopo vende, ma poi ti guardi attorno. Cioè, capito? A Mosca si sono comprato un pezzo di Castelli che è finito in mano, cioè è strano. Come un po' con i futuristi che gli americani si sono comprati tutte le opere, cioè, viste la stessa cosa.
che è una dinamica particolare, no, Presidente? Cioè il fatto che Castelli produca così tante cose che invece sono in un luogo in Abruzzo ma diverso dal stesso. Cioè, c'è interconnessione tra il vostro museo e Castelli? Sì, no? Abbiamo iniziato dei progetti molto importanti con Castelli, innanzitutto per la prima volta ci siamo diventati i referenti di questo progetto per il terzo centenario della scomparsa di Carlo Antonio Crue, per celebrarlo col catalogo e noi siamo stati referenti regionali. Non solamente in questa occasione, abbiamo altri progetti, anche una presentazione di questo catalogo che vorremmo fare a Castelli. Abbiamo ripreso in maniera molto stretta i contatti anche con il Presidente, che è stato a Loreto per la presentazione a marzo del catalogo. E vi dirò di più che negli anni, metà anni 2000, all'Ermitage hanno scoperto, oltre la parte rinascimentale di Castelli, quindi l'Orsini Colonna, che è il principale museo del mondo, un fondo di collezioni ottocentesche che erano state dei magazzini, appunto, e loro non si rendevano conto di un centinaio di pezzi circa di quello che avevano. E naturalmente la curatrice del Dipartimento dell'Arte Decorativa e delle Ceramiche del Porcellane, dottoressa Ivanova, ha contattato Castelli. Castelli che cosa ha fatto? Ha contattato noi, e l'incontro con la Ivanova, diciamo quello importante di cui poi ne hanno parlato i giornali del 2005-2006, è avvenuto proprio a Loreto, al Museo Acerbo, con degli esperti che ci hanno portato tutte queste fotografie, perché loro non capivano che cosa avevano, non conoscevano, ecco, le produzioni 6-700. Poi ci sono state due mostre importanti, una all'Ermitage di questi pezzi di scoperte, alcuni poi di qui in Abruzzo, con due cataloghi di questi giustissimi. Quindi ecco la centralità di questa collezione, che riunisce le collezioni antiche di ceramica con le donazioni, anche poi vedremo, di Maiorca rinascimentale già negli anni 50. Quindi abbiamo davvero una. È l'unica collezione pubblica che documenta l'attività di tutti di tutte le dinastie, dei principali ceramisti, dal Rinascimento fino all'Ottocento, perché finiamo con Ferriere Cappelletti. E nonostante la completezza, insomma, di questo apparato documentario, con la parte barocca, insomma, cioè le maioriche barocche da parata sono quelle che fanno costituiscono un gruppo importante, però è eccezionale perché abbiamo anche riusciamo a documentare le produzioni dei centri che si sono stati filiati da Castelli tra il 6 e l'Ottocento, quindi Torre dei Passeri, con oggetti firmati e datati molto importanti, bussi altrettanto, la Luciano, no, ci abbiamo Rapino, però, okay. Sì, cioè quelli storici, diciamo, quelli più, con Cappelletti naturalmente, poi con pezzi firmati. E un'altra particolarità che abbiamo anche, questa certo è stato veramente una... perché è importante capire anche quei centri, magari anche più piccoli, anche fuori di Castelli, capire il panorama abruzzese della ceramica. Esatto. Ok, Castelli, perché le divinità scese dal cielo, però anche tipo la Torre dei Passeri. Sì, perché quelle sono state figliate da Castelli. Ecco l'ultimo con Federico Cappelletti. Abbiamo fatto all'inizio, che è il luogo che ti suggerisce anche il tipo di produzione artigianale. Quindi, se a Torre dei Passeri nel 1800 hanno intrapreso il discorso ceramico, perché lì ci sono delle condizioni per fare quell'opportunità. Come nasce il centro ceramico per noi oggi è fondamentale, perché altrimenti ripartire, come ad esempio le ceramiche San Bernardino, è ok conoscere il passato, però bisogna avere una mente proiettata per il futuro se si vuole ripartire. Certo. E ripeto, abbiamo anche le maioriche di Terchi, di Bartolomeo Terchi di Roma, che lavorava per i Chigi e i Giustiniani,
che è imitata in giornata al paese Castellano, e li abbiamo proprio vicino ai pezzi di Carmine Gentile, di Lupo Piano, possiamo dire. Come anche ci sono i pezzi di Napoli, molte maggiori che di Napoli, del periodo in cui c'era il dottor Due, quindi i vasi che ha fatto per le certose, per la farmacia di Carlo Montelli, poi lo vedremo, e anche alcune maioriche dei napoletani che sono stati influenzati. C'era mister da Castella, il dottor Due, negli anni di permanenza. Il capo di Monte è Enzo Zanna. Il figlio del dottor Due è stato Francesco Sant'Antonio Sergio Due. È stato nominato da Ferdinando IV quando ha rifondato la manifattura, Ferdinandese, che era stata spostata a Carlo III a Madrid, capo dei pittori di Capodimonte, proprio in onore alla memoria della voce di padre. No? Sì, possiamo andare avanti. Qui si aprono molte finestre sulla di storia, di cultura. Questo è un piatto, l'unico pezzo del Novecento, un piatto da parata di Antonio Rosa di Castelli, questo è firmato dietro, del 38, un omaggio che ho fatto da Cervo, con lo stemma e il motto araldico, però sembra che questo già esisteva nei secoli prima, quello che mi sembra. Scusa, direttore, che si intende per piatto da parata? Ecco, questo poi vedremo bene, grazie alla domanda molto intelligente. È un piatto che praticamente non ha uno scopo pratico, ma solamente decorativo. Quindi che avevano questi oggetti, poi si chiamano piatti, ma io li definirei dischi decorativi, perché venivano ammirati già nel 600 come gli arazzi dipinti, messi in mostra in occasione dei ricevimenti, alla fine dei ricevimenti riportati nelle casse, lasciati in eredità a ampogli di queste famiglie, che erano pezzi molto costosi. Sì, quindi questo si trova sulla specchiera, se vediamo meglio, della seconda sala, al soggetto di una soluzione decorativa dell'interno, che è molto interessante. Se possiamo proseguire, questo è il barone Acerbo, fotografico, ciò che dobbiamo fare sempre nella seconda sala, perché c'è una specchiera, l'unica sala che ha una finestra con il balcone, e di fronte c'è una specchiera, che visto, no, prima dove c'erano quelle. E anche bello il disegno razionalista all'interno, molto elegante, con dei marmi pregiatissimi colorati, e sopra questa specchiera leggermente rosata, che all'ingresso della sala riporta nella sala la chiesa di Santa Maria in Piano, il nostro monumento nazionale ed elemento di vanto, insieme al paesaggio che si collega ai paesaggi poi settecenteschi degli oggetti. Questo è un altro segno di raffinatezza, di cultura, che... Se lo scusa, non ce la faremo a visitare Santa Maria in Piano, per esempio? I lavori sono in corso, quindi vediamo la data. Adesso no, è fine estate, perché sta in sicurezza. Tra l'altro ci sono parlando delle studentesse dell'Accademia. Sì, appunto, perché quella è un corso di restauro. Come studentesse, corso di restauro, sono andato lì. Non so se la sovrintendenza ha fatto in passato di fare qualche giornata in cantiere aperto, in cui è possibile visitare la chiesa in sicurezza e anche... Perché è una cosa straordinaria, veramente... Già per quello. Un'altra visita. Persone fine, raffinate forse. È uno degli affreschi più importanti, più vasti documenti del tardo gotico internazionale, di ambito cortese. È straordinariamente straordinario. Speriamo magari di riuscire qualche volta. Prego. No, grazie professore, perché i suoi interventi sono sempre molto interessanti e di livello. Grazie. Ecco, si vedono nell'imbocco dei passaggi delle sale, questa infilata che sale con sei. I dipinti, le guasci con era praticamente una, come possiamo dire, una pellice, un palazzo, con le arredi, una casa museo, cioè il bello, speriamo di farlo. Perfetto, andiamo avanti. Ecco, nel 59, dopo l'apertura, c'è la pubblicazione del primo in folio a cura del primo direttore, il maestro Luigi Carlo Tero, che era il fiduciario di Acerbo, che gli apriva il museo in sua assenza,
che dobbiamo dire già nel 1957 ha avuto una fortuna finita questo museo, questa collezione straordinaria, perché pensate che è stato subito inserito nelle guide del Touring Club nazionale, ha ricevuto un'onorificenza, una targa che è all'ingresso ancora del museo dall'Associazione Nazionale dei Musei per l'incremento del patrimonio nazionale dei musei, e nel 62 il Presidente della Repubblica, l'onorevole Segni, ha conferito la medaglia d'oro a Cacciaro anche per la costituzione alla cultura. E quindi io mi ricordo anche i miei nonni, che insomma abitavano al centro storico, raccontavano che era meta di turismo importante, insomma, e tutt'oggi i visitatori rimangono sorpresi dalla trovare un museo così grande, anche raffinato, importante, alla fine un centro piccolo come il Loreto, piccolo diciamo per estensione, anche se importante per cultura, tradizione e storia. Benissimo, possiamo andare avanti. Questo sempre lui a sue spese, naturalmente pubblicava anche questi documenti che poi davano, insomma, venivano i visitatori. E da qui traspare davvero una grandissima volontà di condivisione e anche di diffusione dell'importanza della cultura della ceramica a livello internazionale e anche per l'amore per la cultura abruzzese, insomma, perché poi le ceramiche sono gli oggetti d'arte che maggiormente ci rappresentano nei principali musei del mondo. Nel 78 ecco, c'è stata la prima schedatura di tutti gli oggetti per il Ministero della Cultura. Nell'84 è stato vincolato, è stata vincolata la collezione, e quindi ecco, nel 99 c'è stata l'acquisizione da parte della Regione e l'affidamento alla Fondazione dei Musei per la gestione, di cui il nostro vice sindaco fa parte come consigliere. Sì, tra l'altro che conduco anche al contemporaneo, non dimentichiamo che Loreto Puttin è stata anche partner di alcune cose contemporanee con Mario Pieroni, per esempio, relativamente al progetto Maxi, in cui c'è stata un'esposizione l'estate scorsa, non mi ricordo. Comunque al museo Maxi d'Aquila, con cui l'Accademia tra l'altro collabora, in cui si sono presentate delle ceramiche contemporanee, perché non dimentichiamo che comunque esiste anche una ceramica contemporanea, esistono molti artisti che hanno lavorato, in appunto Enzo Cucchi, uno tra i tanti, della Piazza Lombarda, che abbiamo avuto noi come ospite del Presidente, allora, lo ha ospitato, diciamo. E per cui insomma si riconnette anche al contesto, no, perché se no la ceramica è passato, no? In realtà la ceramica respira di contemporaneo, cioè convive con contemporaneo regolarmente, artisti Luigi Ottani per esempio, molti artisti che sono passati per il nostro territorio e lavorano su ceramica. Prego, chiedo scusa. Perfetto, no, grazie professor. Sì, possiamo andare avanti. Ci colleghiamo con la ceramica contemporanea. Questo è uno di quegli acquerelli di cui parlavo prima, con un costume loretese, diciamo del 1800, e c'era questa ceramica contemporanea, questo importante busto di terracotta in vetriata, un ritratto a grandezza naturale firmato da Guido Costanzo, famosissimo scultore, no? Autore di monumenti in tutta Italia, che ce l'abbiamo diversi naturalmente, che si trova all'interno del museo e poi è stato trasferito, pensate, si trova a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Villa Giulia. Quindi pensate l'importanza del patrimonio che abbiamo avuto. Sì, possiamo andare avanti. Ecco, iniziamo a vedere un po' la collezione degli oggetti. Questo è un breve excursus con gli oggetti più significativi secondo le categorie e vediamo anche contestualizzarle con la cultura del tempo. Uno degli oggetti più antico sicuramente della collezione è questo mattone rinascimentale che proviene dal primo soffitto della Conne del San Donato di Castelli, sull'attuale seicentesco, come ben sapete, del
1615-17 datato, ed è stato un regalo del abate Augusto Nicodemus nel 48 di Maronacello, proprio in omaggio, non secolo, l'importanza di questa collezione che sapevano che ormai avrebbe aperta al pubblico. Diciamo da questo momento la bottega Pompei, questo è per una monte Pompei, il padre di Orazio, famosissimo, e il periodo in cui c'è la commissione a Castelli del famosissimo servizio da farmacia Orsini Colonna, per queste due famiglie si pensa, si ipotizza queste due, che poi sono tre fasi produttive molto importanti. Perché c'è la Pax Romana tra le due famiglie e su l'alvarello più antico figura un orso che abbraccia una colonna con la scritta "saremo buoni amici", quindi la pace per queste due famiglie principesche potentissime che dal 1506 poi sono diventati, grazie al Papa Giulio II che la Roma è quello che ha ricostruito San Pietro, insomma hanno preso le cariche principali della corte. Pensate il prestigio, la commissione che c'è stata a Castelli di questo servizio da farmacia importantissimo, ed è il momento in cui Castelli prende una caratterizzazione sua peculiare. Naturalmente una produzione intrisa della gusto della cultura rinascimentale, perché è totalmente, possiamo dire, profano, ci sono poche dediche alla Madonna del Rosario, a cui era intitolata la chiesa del Cinquecento, e troviamo lo stesso servito anche per riattribuire, è uno dei termini con cui per riattribuire il famoso servito della farmacia a Castelli, perché vedete c'è questo profilo femminile di Bella Madonna, che è identico a quello che abbiamo al museo a Loreto. Naturalmente questo è un servizio che dall'Ottocento figurava anche questo nei principali musei del mondo come capolavoro della maiorica rinascimentale italiana ed europea, ed era attribuita a Faenza. Negli anni Ottanta ci sono stati gli scavi molto importanti fatti da Roberto di Pescara a Castelli nei punti di queste manifatture, trovando gli scatti e le monete, insomma tutti i musei del mondo hanno cambiato i cartellini dell'esposizione a favore di Castelli. Tra l'altro c'è una cosa importante da dire, a proposito anche del nostro corso che stiamo facendo di questo workshop, è che il motivo per cui abbiamo utilizzato la ceramica, per esempio in farmacia, è per le proprie peculiarità igieniche, diciamo di durezza, no? È un materiale che può contenere molti materiali senza contaminarsi in alcun modo. Che uno sfalto ceramico è tosto veramente, cioè veramente resiste ai millenni, insomma possiamo dire. Qualcuno legge perché la farmacia, perché in realtà era una delle massime tecniche per conservare determinati alimenti chimici, determinate cose organolettiche, eccetera. Se non andare avanti, ecco, tra gli oggetti del Cinquecento più prestigiosi che serve il museo acerbo, c'è questo calamaio monumentale in maiolica molto importante per le dimensioni, la qualità dello smalto, e sappiamo che a quel tempo esportavano maiolica anche su contratto anche a Napoli, nella capitale, con i cristallari, grandi quantità settimanalmente. Erano oggetti di lusso, questo è lo stemma, dovrebbe essere della famiglia Toro, che si trova anche a Loreto, ed è il proprietario di questo oggetto molto raffinato, in stile compendiario naturalmente, dove si teneva l'inchiostro in quelle due vaschette. Ma che misura ha questo calamaio? Questo è grande, è così grande. Un calamaio così grande? Sì, monumentale, e dentro, questo dovete immaginare per un grosso ragazzo, dentro aveva un cassetto di maionica dove tenevano degli oggetti per la scrittura e i sigilli. Quindi documenta la perizia, anche la qualità, cioè producevano oggetti di lusso, già nel 500. Il servito Farnese, per esempio, di maiorica turchina che è a Capodimonte per il cardinale Alessandro Farnese, anche quello è stato attribuito a Castelli negli anni Ottanta. Cose così di gran prestigio, ma c'è il contatto politico con la Farnese. Possiamo andare avanti.
Spero di non annoiarvi con... sempre... siamo a buon punto. Sì, siamo a buon punto e sempre aperto a interventi di domande. Ecco, Maiori della Farmacia è importante, questo è un servizio del TAR 500 molto importantissimo perché lo troviamo in altri musei del mondo, italiani anche, da Palazzo Venezia a Roma, al Museo Colli Pezzoli a Milano, all'estero, e la raffinatezza della decorazione, questo è il compendiario molto ricco di Castelli, c'è uno stemma con la scritta Festina Lente, che è un motto che si attribuisce all'imperatore Augusto, usato da Aldo Manunzio, il famoso stampatore veneziano, più principe degli stampatori del Rinascimento europeo, che ritorna su queste fiasche, quindi anche questo denota la cultura importante che avevano questi ceramisti classici anche, che probabilmente allude alla, al fare un contenuto, insomma, affrettati nettamente. C'è una tartaruga con una bandierina sulla monti. Quindi benissimo, possiamo andare avanti. Ecco, i contesti, questa mi sembrava un'immagine molto interessante perché si vedono contestualizzati gli oggetti in maiolica nelle spezierie antiche. Questa è un'immagine di una farmacia conventuale di fine 600, si vedono e come praticamente questi oggetti facevano parte della vita quotidiana non soltanto dei monaci ma anche della, dei laici che si recavano in farmacia, perché come ben sapete, non so, ovviamente c'è stata per esempio la farmacia quella dell'abbazia di Tesutti. Le farmacie antiche avevano tutti i salotti prima, perché il farmacista, quindi era un luogo di ritrovo, ne parla Gordoni nelle sue commedie, nell'attesa che lo speziale preparasse le misture, insomma le preparazioni galeniche, sia i religiosi che le persone comuni si intrattenevano in questi posti dove c'erano queste bellissime maioliche che praticamente parlavano anche attraverso i silenzi, le scene dipinte a loro. Mi sembrava molto interessante farvi vedere questa immagine perché si vede il giardino dei semplici, cioè l'orto dove praticamente i monaci coltivavano le erbe medicamentose che poi venivano lavorate in questi laboratori dove loro vivevano quotidianamente, ecco, svolgevano anche le funzioni di tonsura, per esempio, si intrattenevano vicino alle maioliche. Quindi pensate un po' che valore culturale che hanno questi oggetti. Benissimo, possiamo andare avanti. Questo è un vaso molto raro della prima metà del 600 che serviva per fare, in una forma molto rara, perché serviva per fare le misture galeniche. Ecco, il Museo Acerbo ha una collezione molto importante, di grande prestigio, di maioliche da farmacia dal 5 al 700. È davvero di grande rilievo. Questo sì, possiamo andare avanti. Questo è un oggetto interessantissimo perché quando vedrete al museo vedrete che ha una forma enorme, praticamente alto, più di 60 cm. Perché conteneva, questo è sempre di manifattura castellana, questa è la bottega di Giacomo Gentili il Vecchio, farmacia francescana, come vedete dal singolo, conteneva la teriaca di Andromaco il Vecchio, che era un antidotario dell'antichità, e solo poche farmacie riuscivano a produrlo perché necessitava di più di 100 elementi, tra cui la sangue di vipera, delle cose straordinarie, insomma. E quando preparavano questo farmaco, i bagni messi del comune andavano per le strade con i tamburi ad annunciare che si preparava la teriaca. Questo è un antidotario romano che riporta la ricetta del Papa Barnelli Urbano VIII. E chi riusciva a produrlo, praticamente creava questi vasi da parata che esponeva sul banco, sulle colonne. Perfetto, possiamo andare avanti. Questi sono degli altri vasi da farmacia del 700, come vi dicevo, ecco, anticipato prima, del dottor Grue, uno dei più grandi interpreti della maioliche castellana, figlio allievo di Carlo Antonio Grue, che è stato
sicuramente il più importante decoratore di maioliche, non solo di Castelli, ma anche italiano e europeo. Forse lo tengono più in considerazione all'estero che non noi in Italia, per questo noi abbiamo deciso di celebrare con la pubblicazione di questo catalogo con tutte le opere che si conservano nelle collezioni regionali pubbliche, che abbiamo presentato a Roma con grandissimo successo alla stampa nazionale il 18 dicembre scorso. E ultimamente sì, prego. Non devo interrompere, volevo solo dopo chiedere che differenza c'è fra, se c'è differenza tra maioliche e ceramica. Perdone la domanda banale, ma io non lo so. Ma è una cosa. Una domanda che mi giunge frequentemente. Allora, la ceramica, la maiolica e la porcellana sono tutti oggetti ceramici. La distinzione la fa lo smalto e l'impasto, perché comunque c'è una ceramica, diciamo, più rustica, che è una terracotta imbobbiata, cioè con uno strato di argilla liquida, poi invetriata, grassina, decorata, e diciamo, quello è l'elemento più rustico. La maiolica, che invece ha uno smalto che si presta ad essere decorato con gli smalti, con gli ossidi metallici e una seconda cottura a 980 gradi circa, e la porcellana che invece ha un impasto molto più, non è la terra, diciamo l'argilla, ma sono delle terre con caolino bianco e il quarzo. E per la decorazione lì c'è il terzo fuoco, cioè non una seconda cottura, ma i colori vengono messi sulla, con una terza cottura fissati sul supporto a temperatura minore nelle nuvole. Un'ultima domanda. Sì. Infine, che tipo di pigmenti vengono utilizzati? Sì, allora lo smalto è piombo, stagno e vetrina che si macinava e con l'acqua si immergeva il biscotto, quindi diciamo l'assorbiva. Poi c'erano i colori, il giallo, il verde ramina dal rame, il bruno di manganese, il bruno lapislazzulo, ma anche il rosso che arriva solamente con la, diciamo, le maioliche finiscono sui porcellana a fine 700 con Fuina. E con la terza cottura, quindi dipingevano e dovevano avere anche una contezza di quello che doveva essere il risultato finale, perché era completamente diverso, la pittura e i colori cambiavano poi con la cottura finale. C'è una terza cottura per gli oggetti di gran lusso con l'oro, questa è un'altra prerogativa della lumeggiatura in oro che riporta Carlo Antonio per dare luce ai paesaggi e queste figure eterne. Abbiamo un esempio magnifico al Museo Acerbo, che adesso vedremo. Sì. E questi sono dei vasi che prima vi dicevo del periodo di permanenza del dottor Pure a Napoli, che ha prodotto per le principali spezierie dei conventi delle certose di Napoli e del Regno. Lui, allora, nel 1719 aveva capeggiato a Castelli una rivolta contro i feudatari per motivi fiscali ed era praticamente un personaggio dottore, perché lui si era laureato in teologia e filosofia a Bolzino nel 1706. Quindi pensate come si erano emancipati anche a livello culturale questo, e sociale, insomma, grazie a queste committenze che avevano, possiamo dire, poi con Carlo Antonio il Ventropeso, che davvero si assunto, cioè con le committenze di questi servizi da parata. Imprigionato a Napoli, che cosa fa il re? Lo scarcera subito e lo usa per fargli produrre queste prestigiosissime servizi per le spezierie, e poi uno anche per la farmacia, l'ultimo che produce a Napoli nel 35, perché poi torna a Castelli, per la farmacia del suo medico personale, Carlo Monti, possiamo vedere. Sono tutti firmati, poi c'è la firma dottore, perché lui naturalmente era un poeta,
incisore, perché ho imparato l'arte dell'incisione con un pulino da un francese, da un libro che sto a studiare a tempo, benissimo, sono andato avanti. Ecco, questo è un albarello della farmacia di Mondelli, un protomento di Carlo III di Borbone, e vi ho voluto far vedere l'immagine di una farmacia dove veniva la meraviglia, erano queste farmacie settecentesche. C'erano queste capitali straordinarie, ci sono i resoconti dei viaggiatori del Grand Tour, francesi, inglesi, che praticamente parlano proprio di questa farmacia di Carlo Mondelli. Questa è quella degli incurabili, un'altra famosissima, vedete, pavimenti in maionica, gli stigli di ebanisteria, le maioniche ricchissime, erano così belle perché naturalmente abbiamo visto prima, insomma, c'è un perché. E i viaggiatori addirittura riportano alcune descrizioni di questi vasi del dottore, questi stranieri, dice che erano straordinari, e poi c'era anche scritto dal suo allievo che questi vasi che contenevano dei tesori, praticamente erano di cure del dottore. Benissimo, possiamo andare avanti. Allora, qui passiamo ai servizi da parato, cioè delle maioniche che non avevano uno scopo pratico, ma solamente decorativo. Erano di apparato alle maioniche, sempre con decori importantissimi che venivano usati, no, per la mezza, le belle tappe della civiltà della mezza italiana, e ho preso questa immagine di un pittore della 600-700, questo famosissimo, che voi conoscerete, perché c'è una credenza sullo sfondo, vedete sulla destra, allestita con gli argenti e gli argenti dorati, come era uso, insomma, durante questi ricevimenti, questi grandi banchetti, e c'è da notare che con la controriforma c'è stata una legge contro l'uso del suntuario degli argenti, per lo sfarzo, insomma, sono queste indicazioni moralistiche, e la maionica diventa ricchissima proprio perché prende il posto degli argenti, costosissima, molto lavorata, insomma, nel 600, insomma. Quindi ecco, questo sempre con l'idea di contestualizzare attraverso la pittura l'uso di questi oggetti al tempo della loro fabbricazione. Possiamo andare avanti. Questo allora, tra gli storiati più antichi, Francesco Grue, capostipite della famiglia Grue, porta l'istoriato a Castelli e crea queste opere straordinarie di lusso. L'istoriato che cos'è? Nient'altro che una decorazione che prende è protagonista della maionica, con le storie classiche, le storie mitologiche, le storie anche dell'indirizzo sacro. Le fonti iconografiche sono importantissime. Antonio Tempesta, lo studio di storia dell'arte, insomma, non vi devo dire chi era questo incisore, Vittorio Fiorentino, che ha lavorato per l'arte pontificia, per i Medici, e le scene naturalmente sono di grande prestigio. Lì c'è lo stemma degli Aliprandi, i governatori di Margherita d'Austria, dei Farnese, dello stato a Portino. Un piatto, questo è tra i primi storiati degli anni 30 e 40, insomma, del 600, con lo stesso soggetto lumeggiato in oro, sempre di Francesco Grue, l'ho visto personalmente a Muro, e questo è il Museo Acerbo. Il Museo Acerbo ha un insieme straordinario perché ha 7 piatti da parato, tra cui il più grande prodotto nel 600 dell'Officina di Castelli, sempre con queste illustrazioni molto cattivanti, prestigiose e importanti. Questa è poi la caratteristica loro, la decorazione della tesa è proprio caratteristica degli anni 40 del 600 di Castelli, molto originale come stile. Poi riprendono dei temi, vedremo, insomma, più di alto respiro. Possiamo andare avanti. Questo è uno degli oggetti più importanti che abbiamo, che figura su tutti i libri della storia della maionica italiana. È un rinfrescatorio, quindi un oggetto che serviva
riempito di ghiaccio tritato per rinfrescare le bottiglie o la frutta durante i ricevimenti. Ci sono dei piattini, lo stesso deporto, già di nuovo come questo oggetto in altri musei, sia nazionali che nazionali. Questo è sempre della Bottega 2 degli anni 70, proviene dall'Aquila, dalla raccolta del barone Manieri, che è stato un altro grande collezionista di famiglia, delle pezze, come anche ben sapete, il paliotto, no? Della cappella di famiglia qui all'Aquila. E per mantenersi concorrenziali riprendevano le fonti iconografiche, come vi dicevo, famose del tempo, che era quella amata insomma dalla aristocrazia, dalla ricommittente. Oltre alla raffinatezza delle miniature, qui c'è un lavoro di lumeggiatura in oro molto molto elegante, che illumina queste scene come una pagina di un antiquonario o un improdore del Medioevo, del Rinascimento. E questa è una prerogativa di Castelli. Abbiamo Bottega di Francesco II, Belardino Gentili Vecchio e una scena con la morte di Absalom. Queste sono tutte scene della storia biblica, della storia di Re Davide, che ha invece prodotto Carlo Antonio giovane, verso le ventenne. Scusi, quanto è grande questo? Questo è, qui non ci sono le misure, è alto una trentina di centimetri, un pezzo importante, si trova su una pilastro illuminato, insomma. Sì, perché doveva contenere del ghiaccio e degli alimenti, quindi c'aveva la dimensione di un... Prego. Ma per l'educazione c'è un pezzo di paradoglio. Allora, sì, usavano le incisioni antiche, le ripassavano perché naturalmente voi conoscete benissimo, usavano una tecnica dello spolvero. Solamente Carlo Antonio non sa più, quando diventa adulto, non usa più le incisioni, ma dipinge i paesaggi, si ispira alle incisioni dei francesi e dei portoghesi. Adesso poi vedremo più avanti. Userà la... Sì, sono andato avanti. Queste sono altre due facce del rinfrescatorio. Ecco, questo è Carlo Antonio, giovane, non ha 20 anni. Vedete che le figure del fante, di quel cavallo, la morte di Absalom, no? Del figlio di Re Davide, che era stato trafitto durante una cavalcata perché si era ribellato alle volontà del padre, escono dalla riserva allora attribuita. E questo è un segno di grande libertà, di grande gusto inventivo che hanno solamente i grandi maestri, Carlo Antonio, questa cosa. Le incisioni sono sempre riprese dalla tempesta, oppure dal Sadler, sono queste. E poi erano le scene che vedevano anche nelle chiese di Roma, dove si recavano in pellegrinaggio per i giubilei, anche insomma le persone comunque. Sì, possiamo andare avanti. E qui c'è uno spolvero di un'incisione proprio della... Questo per farvi vedere a livello proprio tecnico come riportavano il disegno, e poi dipingevano grandissima perizia. Ma questo è il vostro? Cioè avete voi qualche spolvero? Allora, c'è... Sai qualche spolvero? Solo ce l'hanno gli risposta. Ce l'abbiamo anche noi a scuola, abbiamo i spolveri dei Gentili. Ai Castelli, all'Istituto d'Arte. All'Istituto c'è una sessantina di cappelle con gli spolveri del 1600. Infatti questo per cittadini è vostro. Scusa, perché non facciamo una mostra su questo? Non adesso. Sì. Castelli di Canto. Capito. Bellissimo, sì. Andiamo avanti, io non vorrei pesantire troppo. No, quanto più o meno. Allora, sono 17 ore. Sì, abbiamo superato, sono quasi due terzi. Perfetto. Sì, ecco, vasi da parata, anche questi non avevano uno scopo pratico, solamente decorativi, ritornano in questi cimentari antichi, sopra le console di questi palazzi. Questi
sono di Borio Grue, che è uno dei figli, fratello del dottore, quindi di Carlo Antonio, allievo. Guardate a scuola da Carlo Antonio, che qualità pittorica, che raffinatezza. E anche qui ci sono grandi coperti che sono storiati. Allora, la maggior parte degli apparati decorativi, dei rigogli e dei piedi, ma anche quelle cartelle che vedete con i paesaggi, sono quasi tutti ripresi da elementi dei cavalli della volta della galleria di Palazzo Farnese, famoso manifesto della cultura barocca classicista, in cui tutta Europa si... Ecco, anche loro rimangono concorrenziali utilizzando questi elementi decorativi. Questi sono particolarmente preziosi, oltre al fatto che sono opera di Borio Grue e fare figure, le scene mitologiche. E Nicola Cappelletti, il rappresentante di quest'altra dinastia di ceramisti molto famosi, dipinge i paesaggi, perché si erano anche create delle specializzazioni all'interno di queste botteghe, e per creare delle opere molto belle, il più bello possibile, collaboravano alla produzione di questo oggetto. E i iconografici si commentano da solo, questo è una, sì, è una cosa di saggio, sì, che è decorato su una, è riprodotto sul coperchio. Possiamo andare avanti. Questa è la coppia, i Carracci, sul coperchio c'è Orfeo e Eurydice, no? La favola mitologica di Orfeo e Eurydice, e sempre la collaborazione di Borio Grue, che pensate è stato un pittore nelle macchine, oltre che essere un pittore di ceramica, cioè faceva le palle da parte. E poi naturalmente ha seguito l'indirizzo del paterno di dedicarsi alle ceramiche, anche molto a livello importante. Immaginare che questi oggetti erano costosissimi in tempo, erano dalle collezioni appunto di queste famiglie nostre. Però se il maestro quanto tempo ci poteva fare questo è difficile un po' da stabilire. Dai, no. Dici in posizione. Allora, per arrivare a ottenere un oggetto del genere, facciamo un insieme di maestranze. Come prima c'era Vittorio Grue, si occupava magari più della figura, del paesaggio. Però Monte prima sicuramente qualche donna con il cesto sopra la testa è andato lì ai calanti a estrarre l'argilla, insomma. Fare tutto il procedimento di lavorazione. Sicuramente qualche sorniante bravissimo ha dovuto poggiare il vaso, e quindi un'altra maestranza il fornaciaio sicuramente ha dovuto cuocere un pezzo di biscotto, e poi finalmente il pezzo di biscotto viene smaltato, e lì poi vedremo più nel dettaglio il pomeriggio, e trasformiamo il pezzo terracotta in maionica, e lì il confine. E poi sono stati i maestri che hanno decorato. Dopo aver decorato tutto il bel vasone, viene ricotto, quindi ancora di nuovo il maestro fornaciario doveva essere altamente bravo. Se abbiamo i ritocchi in oro, di nuovo la maestranza faceva gli interventi in oro, e per la terza volta veniva cotto. Di cuocere per tre volte un pezzo di quelle dimensioni, di quegli spessori, e la notte non dormi, perché è un attimo che si rompe, si lesiona, bruci i colori in fondo, bruci l'oro, quindi è un insieme di maestranze. Un pezzo del genere è un'enciclopedia di tecnica, di fisica, di anche messo. Sì. Si fanno pezzi, diciamo, in abbondanza per contenere l'errore, quindi la frattura. È prevista che, come sono previsti dei pezzi in più per contenere l'errore, per esempio, per eventualizzare cioè per fare un capolavoro del genere. Ne fatti 8 di pezzi. Diciamo che è funzionato in base anche all'esperienza.
Perché comunque se trovi, diciamo, un ingrediente, ti sintetizzo tutto con questo termine, poi magari ti puoi anche permettere di non fare dei pezzi in più. Quindi dipende anche dalla commissione, dipende anche da un sacco da quello che dovevano, dalla produzione che dovevano fare. Comunque, quasi la farmacia, forma tipica dell'alberello, il torniante non ne facevano uno o due. Poi i tornianti ce ne erano diversi, quindi il proprio blue sceglieva il biscotto, sapeva sceglierlo, lo sceglieva bene e quindi, diciamo, pezzi di scarto ne abbiamo pochi per quel che è stato ritrovato, perché erano già bravi fin dall'inizio. Cioè, se arrivi a fare lo scarto, beh sì, c'è sempre comunque l'intervento della casualità, di chissà quale combinazione chimica fisica, però erano bravi, quindi tutto questo scarto teoricamente non lo facevano. Adesso produciamo lo scarto perché abbiamo tutta la tecnologia, andiamo veloci, quindi se vai veloce magari stai facendo qualcosa di bello. Oggi sono anche i sistemi di controllo che una volta non c'erano. Sì, però quindi una frattura interna adesso la attuale è veramente immensa. All'epoca c'era lo smalto bianco, lo smalto blu, con il quale magari la collezione Farnese, i colori erano quelli, lo facevano comunque a mano, quindi diciamo erano abbastanza ferrati su quello che usavano, quindi diciamo possibilità di scarto è proporzionata all'esperienza che avevano. Prego, sì, posso brevemente una notazione sulla la perizia e la qualità delle maestranze castellane per quanto riguarda tutto questo apparato tecnico di supporto, poi la decorazione artistica sicuramente strabiliante, insomma, unica sul panorama. A livello paesaggistico, sì. A livello nazionale, sicuramente internazionale. Ad Ascoli Piceno, quando tra fine 800 e inizio 900 vengono rilanciate le produzioni, per esempio la fabbrica Lampricardi, no, abbiamo nominato, prendono i fornaciai a Castelli. Sì, e non li lasciano andare i decoratori Polidori, che era stato a Venezia, da Castelli. Mi fermo qui, quindi non è diciamo c'era questa perizia che non si è estinta, poi con il Rinascimento, con il Barocco è andata avanti questa perizia, qualità tecnica degli artefici nostri, no? Castellani, che poi abbiamo studiati anche nelle manifatture, quelle regionali, che quelle che abbiamo nominato prima, a Torre dei Passeri, i Pompei c'erano andati. Fraticelli, noi al Museo Acerbo abbiamo i pezzi datati di fine 600 dei Fraticelli, la farmacia, e li vorrei vedere. È molto interessante, a proposito di scarti, poi mi fermo, al Museo Acerbo ci sono un paio di pezzi seicenteschi delle alzate, molto ricche, tanto diciamo compendiarie, quelle compendiario degli anni 30-40, deformati, ma commercializzati. Io quelli trovo dei pezzi straordinari proprio per questo interesse. Però li vedremo quando. Ok, andiamo avanti. Altre opere straordinarie, queste io le definisco dei veri dipinti su maionica, sono una coppia grandi tegole, queste sono 60x60, firmati da Carlo De Gentile nel 1742, altro allievo di Capantonio, erano usciti tutti fuori classe, e ha lasciato una grande eredità. Ha ripreso da un dipinto francese di Dorigny, se non sbaglio, che si trovava al castello di Secco, quest'opera, quindi un'opera famosa, tra le proprietà di Monsieur del fratello di Luigi XIV. Questa è una di due opere che ci invidiano tutti, ripeto, per qualità, grandezza, non l'ha nessun altro. Sì. E guarda, è interessante perché lì c'è un difetto di cottura,
c'è una parte rotta sulle rocce, cioè vicino a quel punto, e l'altra dove l'altra mattonella, che è quella meno famosa, con una diana a bagno, che c'è una crepa, e quelle ci sono dei documenti del Settecento che li restauravano e li conoscevano. Quindi questa roba qui non l'ha tutta lo scoperto. Ok, ok. Allora, lì però non si vede la questione. Va bene, sì, possiamo andare avanti. E qui si apre un altro, ci siamo quasi comunque, un'altra forse la più grande stagione come ristoriato, tornato a paese con Carlo Antonio, che fa diventare protagonista della maionica barocca il paesaggio. Si ispira, io qui brevemente perché se no non finiamo mai, si ispira alle incisioni di Tempesta, dei Perel, che erano questi francesi che erano stati nel 600 nel Lazio, a Roma, per ricercare la suggestione dei paesaggi classici. Tutte queste rovine classiche che vedete nel paesaggio provengono da lì, il paesaggio castellano. Però che succede? Loro creano una specie di alchimia, ma questo è stato notato anche dagli altri storici studiosi della maionica di Castelli, che crea delle icone del paesaggio abruzzese. Uno stile più imitato dall'uomo dei tempi, che è più diffuso delle produzioni barocche, ma io lo definisco anche, diciamo, l'icona del valore culturale e anche pittoresco del paesaggio abruzzese, che hanno fatto da ambasciatore alla nostra terra già dal Settecento, presso le principali collezioni sia nazionali che estere. Che dire, questa è una incisione di Tempesta, cambia le tese che fa Carlo Antonio, si ispira alle decorazioni di Edoardo Fialetti, un pittore classicista della scuola dei Carracci, quindi continua questo aggiornamento delle fonti iconografiche alte, vedete, insomma, la magnificenza. Questo è un piatto da parata, è uno dei primi con il paesaggio, e l'abbiamo noi al Museo Acerbo. Sono a scena di ritorno dalla carcere. Io lo trovo abbastanza accattivante, ma anche affascinante, perché credo che gli dà sempre una connotazione di sogno quasi a questi paesaggi, che poi viene ripresa anche da quegli altri artefici, e ce n'erano davvero tantissimi, anche più avanti nel Settecento, di ignoti che si cimentano con questo stile, non usando le incisioni, creando delle immagini straordinarie. Sì, andiamo avanti. Questo è un anonimo proprio del 1700 circa, con questa scena del paesaggio ispirata ad un'incisione di... Ma che grandezza hanno queste mattonelle? Così, è così grande. 43 sì, questo è grande. Allora, quello è un piatto da parata, era più di 40 cm di diametro. Sì. E questo è abbastanza grande. Purtroppo non sfugge un po' la qualità, perché si sgrana l'immagine. Però vi posso garantire, questo poi lo vedrete davvero, che mi sembra quasi una porcellana. Questa è ispirata alle incisioni dei fiamminghi di Bruegel. Sì. Possiamo andare avanti? La tradizione continua in maniera illustre con metà del Settecento, con una tornata a paese, la Bottega Gentili. Poi di loro abbiamo veramente degli oggetti straordinari, le chicche, le decoratori, il paesaggio, i vassoni, le caffettiere, insomma, ci sono degli oggetti davvero di grande fascino conservati al museo. E come vedete, insomma, c'è sempre questo, spesso questa decorazione con le rovine classiche, che mentre invece prende quelle immagini molto coltivate nel 600, che poi si riveste anche di connotazioni arcaiche nel Settecento, il paesaggio, perché i colori si fanno più perlacei, ci sono queste diciamo espressioni più malinconiche che insomma, citano più l'Arcadia, che era lo stile più in auge della cultura fino al diciamo, terzo quarto del Settecento.
Sì, prego, possiamo andare avanti. Questo, anche questo è un pezzo straordinario, un altro figlio di Carlo Antonio II, Aurelio Anselmo, uno dei pezzi più belli della collezione, perché è una coppetta decorata con questo paesaggio che è miniatura di una raffinatezza, con un effetto sugli altri, uno sfondato verso l'orizzonte assolutamente straordinario. Io lo considero il più importante interprete della seconda generazione dell'ornata paese, Aurelio Anselmo, che lavora per molti anni, dal 1725 fino al 31, poi torna al 35 ad Atri, a quella è un altro centro di produzione. Questa è la dimensione di questa coppetta? Ma guardi, questa è piccolissima, ci avrà 10 cm. È ancora più preziosa, da ancora più preziosa. Perché è piccola, sì. E con una, ripeto, con questa profondità. Purtroppo è strana, questa è un'immagine che proiettando, però davvero sembra un cannocchiale sul paesaggio. Questo poi lo vedremo. Sì, giusto, un cannocchiale sul paesaggio. Sì. Quasi un valore concettuale, una cosa di questo tipo. Infatti, che poi è una forma concava abbastanza accentuata, e lui Non si vede, insomma. E questo dà ancora maggiore prospettiva, esatto, no? Proprio perché esatto. È conca. Per quello io le considero, questa è un'altra mia, quasi una lente proprio sulla, che ti apre sul paesaggio. Quindi immaginate una ceramica che si trasforma in lente, insomma, anche questo passaggio, come dire, questa riflessione è molto interessante. Se la invino d'acqua, i colori diventano più brillanti. Si vedeva il video d'acqua questa ciotola. Beh, questo è una bella domanda. Beh, diciamo che hai ancora più l'effetto della lente con l'acqua sì. Dentro, no? Probabilmente sì. 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 Il rapporto al chemico del materiale, la trasformazione, certo. Sì, si ha una maggiore efficacia Del tipo di smalto che hai sotto. Sì. In quel caso molto probabilmente non è reale. Questa cosa che hai detto è importante per quale motivo? Perché potete capire che in un'eventuale installazione che volete fare, dove usate la ceramica, pensate a una coppa e decorate in un certo modo e riempita d'acqua, ecco, tutto questo capite che potrebbe dare al vostro lavoro un significato molto interessante, insomma. L'acqua comunque è una lente, quindi comunque l'acqua è una lente. L'acqua è una lente. Modificare l'angolo di frazione che ha sì, minimamente non credo che comunque ne tenessero conto più di tanto, perché come dice il professor Pisano, appunto dipende dal tipo di smalto. Però essendo legati a Napoli, diciamo che c'è anche una scuola chimica molto importante. Sì, la chimica è un segmento da sottolineare. Sì, da valutare. Sì. Magari trovi tutto forma cose di singoli, magari trovi proprio il pescatore che affianco a una cassa che viene dall'India o cose magari. Però a livello simbolico piuttosto che quello che fa l'oggetto in sé per sé. A parte che c'è tutta la produzione di ceramica che è una cosa che ha a che fare con l'acqua, l'aria, insomma, la disperazione. Quindi per loro parlare di alchimia è un tema automatico. Cioè, troviamo anche quel romanticismo, quella poetica che diceva il direttore, quindi ci piace fruirle così. All'opera come, per esempio, il discorso dell'opera come opera interna, nel senso sì. Creare per essere, non so come dire. Prego, per favore, la regia bisogna essere un artista, se no è impossibile. Cioè. Sì, perfetto, allora andiamo avanti. Le chicchere, le quattro chicchere, gli oggetti di lusso arrivano dalle Americhe. Negli anni Ottanta le bevande divenute di moda alle corti, quindi la cioccolata e il caffè, e Castelli naturalmente crea delle trembleuse, che sono questi oggetti, questi piattini con l'incavo per tenere le chicchere, no? Le tazzine più antiche non avevano il manico, ma avevano a forma di campana e lo stesso decoro della tesa, dove per non rovesciarle, queste con i pezzi in argento venivano inserite, no, in questo incavo, e la parte della tesa così larga veniva usata come presentatorio per i dolci, venivano accompagnate. Tanto raffinate, tanto di moda, che i personaggi delle elite del tempo
tempo si fanno ritrarre con la cucchia in mano che consumiscono la cioccolata e il caffè con una, vedete poi le alzate, quelle non le portavano a mano, le portavano sulle alzate. Sì. Anche come veniva, sì, diciamo, degustato il cioccolato. Esatto, esatto. Questo c'è lo stemma dei destelli su questo. Sì, andiamo avanti perché così. Sì. La moda della disordire il tè, anche qui i personaggi in vista delle coppie, no? In faccia, si fanno ritrarre con questi oggetti di iconici in mano perché è un simbolo di eleganza, castelli. Allora, noi al Museo Acerbo abbiamo queste rarissime forme due teiere, che penso che solo noi abbiamo. Sì, con le picche, vedete? Pandan che non hanno i manici, e naturalmente l'indicazione degli oggetti in porcellana che vengono dall'Oriente dice quel manico, c'è sempre una reminiscenza, no, delle forme orientali. Poi nel Settecento si produce una porcellana, quindi si andiamo avanti così. Scusa, la produzione è sempre locale, è sempre abruzzese in questi. Sì, così siamo. Sì. Dopo ne faccio una consegna. Prego, prego. Faccio adesso. Allora, guarda, prima è passato un, non mi ricordo il nome, ma mi è caduto l'occhio sul luogo di nascita, Limoges. Ora, quando uno nomina Limoges, pensa alle ceramiche, alle smalti, smalti, sì. Allora, porcellane, soprattutto Limoges. Sì, giusto. Esattamente. Allora, famosa nel mondo, cioè persino un profano come me la conosce perché le bomboniere, ho fatto la bomboniera di Limoges, sì, no? E di prestigio. Così come ci sono quelle di Delft, in Germania, sì, anche insomma, nei Paesi Bassi o comunque anche in Danimarca, eccetera. Allora, queste sono diventate famose, un po' di campanilismo. Sì. Mi chiedo, che cosa è mancato qui? Da parte nostra. Una domanda mondo. Rispondo subito. Al Museo di Limoges ci sono pezzi di castelli. E vabbè, ma da un punto di vista commerciale oggi nel mondo si compra la bomboniera. Allora, guarda, che oggi è delicato. Oggi, ecco, oggi. Oggi però a Limoges ci sono i piatti da parata, sì, che cose del gentile. Appunto, allora, come al solito, no? Noi italiani siamo stati un po' i primi, no? Comunque abbiamo contribuito molto, sì, però gli altri sono più bravi nel commerciale. No, però anche loro si diventa molto commerciale adesso, non c'è anche una produzione. Beh, c'è anche da dire che... Beh, le ceramiche italiane comunque sono conosciute, per gli esperti sono conosciutissime, De Ruda, appunto, ma anche Castelli, Capo di Monte, cioè in realtà sono conosciutissime. Però queste non sono... Le voce è una cosa per non dico per turismo, cioè voglio dire, però è una cosa più commerciale. Ma commerciale non significa di qualità. Chi conosce la ceramica conosce questi nomi che ti dici, cioè non si fa prendere da queste robe qui, sì, insomma. Un esempio prima diceva il professor Petronino che appunto questa mostra che abbiamo fatto lì al Maxi, che è stata Maxi estate scorsa, molti artisti italiani si sono rivolti a Castelli. Cioè, Enzo Pucchi ha lavorato a Castelli, Luigi Antani, che lavora sulla ceramica, ha lavorato anche a Castelli. Allora sono io che non... Sì, no, semplicemente sono target differenti, cioè nel senso che quel tipo di produzione evidentemente è più indicata. Consideriamo che a Castelli si fa produzione artigianale, cioè non produciamo tazzine in serie, insomma, non se ne fanno. Altrove le fanno pure, saranno anche un commercianti rimasto, insomma. Sì, assolutamente, cioè lì i tempi che diceva il professor Pisano purtroppo sono quelli, cioè il compasso ci vuole un sacco di tempi, una rottura. E cosa non ho idea di quanto costa un vaso costoso adesso, però comunque è un target un po' differente, perché così, quindi no, è anzi, forse vogliamo anche un po' più artistico, perché per esempio professore penso anche Summa si è rivolto al Castello. Tutte le ceramiche abbiamo esposto noi, il professor Sebastiano, sì, non esiste stessa cosa, sono state fatte tutte le Castelli, ed è sono sculture a tutti gli effetti, non sono vasi, sono sculture. Prego, scusa.
Esatto, no, no, bene. Allora, l'impiego anche a livello liturgico delle ceramiche, un'alzata con l'unzione di Davide, perché al Cardine Gentili, inizio Settecento, con questa sicuramente portavano le ampolle per le, insomma, le funzioni religiose e anche per la, insomma, quello che c'era dell'olio, insomma, l'impiego a livello sì, sacro, possiamo andare avanti, sì, religioso. Sì. A proposito, molto interessante, un dipinto che si trova a Teramo, di Majewski, questo pittore polacco che è venuto con, sembra, con il cardinale, adesso mi sfugge il nome, con il cardinale Aquilano che stava alla corte pontificia negli anni 20, che è stato in Polonia, l'ha riportato, moderatamente naturalista, quindi diciamo caravaggesco. Questa scena della messa armata, no, che da San Berardo si sparava alla, a terra, cioè perciò questa alla, all'alzata della consacrazione dell'ostia, la messa armata si chiamava, le armi. Molto interessante vedere delle alzate con le ampolle, vedete quelle sono di Maiolica, sulla parte destra della, della, del dipinto. Quindi l'uso delle ceramiche è documentato nel settore del tempo in Abruzzo a livello religioso. Sì, andiamo avanti. Bottega di Martins, questo è un altro grandissimo interprete, il maestro di Cuina, qui siamo nel Settecento, un piatto elemosiniere con San Francesco di Paola, che sappiamo che è il santo dentro, no? All'opera catena della Bellini. Un dipinto di Vittorio Bolognese del Settecento con documenta l'uso di dare delle emozioni con i piatti, come si usava anticamente. Quindi interessante anche questo per il contesto di consumo. Andiamo avanti, siamo quasi, arriviamo a fine Settecento, Cuina, la grande rivoluzione, il terzo fuoco, il rosso di cadmio che non vedete, lui l'aveva acquistato da un alchimista che produceva le porcellane a carissimo prezzo. E il rosso così non lo farà più nessuno a Castelli, neanche sui antichi. Tutto il rosso che c'è dopo è un rosso bruciato, insomma, oppure violaceo, insomma. Cotto a terzo fuoco, quindi alcune volte ha questo problema che si scrosta un po', vedete, sul rosso della rosa. Le forme vengono rinnovate completamente, gli argenti francesi, prendeva i calchi o viennesi. E niente, c'è l'imitazione delle porcellane, perché oramai le corti europee hanno iniziato a produrre la forcellatura, quella lì non è fatta attorno. No, questo è un calco. Perché vedete le sfaccettature del vaso? Attorno creerete mai forme con gli angoli, a prescindere dal bordo che è stato rimodellato. Poi anche la raffinatezza delle forme, cioè quelle macellature, quelle sì. Prendevano proprio spunto dalle porcellane, era la concorrenza. Sì, esatto. Sì, andiamo avanti, questo è l'ultimo grande interprete, e i calchi in argento, i serviti da scrittorio, un dipinto di Filippo Falciatore, quindi siamo in ambito napoletano, Settecento, contemporaneo, per la... Vedete la forma, come si vede il calco della, dell'oggetto, quindi sempre per rimanere alla pace, no? Con la moda del tempo. Quello è un polverino, la decorazione oramai è quella della porcellana, ci sono gli insetti, questi mazzetti di fiori delicatissimi, oppure delle figure molto eleganti, perché il, non c'era più il barocco, era cambiato anche il gusto, quindi tutte quelle raffigurazioni roboanti non andavano più di moda, e se volevano rimanere un po' senziati in mezzo, hanno fatto questo. Usando molto il fondo bianco, non coprivano, sì. Quella tendenza a decorare più superficie possibile, in questo periodo ormai non c'è più. Esatto. E poi, se correggete se sbaglio, c'è una lettera che lui, questo a livello tecnico è molto importante, sopra lui faceva sia il gran fuoco che il piccolo fuoco, terzo fuoco. Inizio 800 smette completamente il gran fuoco perché la clientela vuole solamente i pezzi con il rosso a imitazione di maionica e l'uso di porcellana. Quindi erano più costose, quindi comunque guadagnava, e finito il terzo fuoco.
1822 poi lui muore, benissimo, andiamo avanti, ma ci siamo. Questi servizi da caffè, anche qui, vabbè, abbiamo detto le forme, andiamo avanti. La fine della, ecco, una collezione a cerchio, c'è un bel nucleo di maioliche storiciste, cioè della seconda metà dell'Ottocento, che riprendono con il romanticismo gli stili del passato, quindi soprattutto il barocco, bellissime opere di Federica Cappelletti, qui fermate anche alcune che si mescolano con quelle settecentesche. Ultimamente abbiamo diritto a fare perché sono talmente fatte bene l'imitazione di quella di Cappelletti, vabbè, poi ne parliamo. Tito Barnabè, perché ho scelto questo pezzo? Perché lui era il padre di Felice Barnabè, famosissimo archeologo, fondatore della nostra scuola, Museo di Villa Giulia. Museo Etrusco di Villa Giulia, Camara? Sì. Cioè, Museo Etrusco di Villa Giulia? Di Villa Giulia, l'ha fondato lui, un archeologo etrusco. Ragazzi, un museo strepitoso che dovete andare a vedere assolutamente. Dove, a proposito di ceramica, ci sono pezzi di templi appunto etruschi fatti come si faceva all'epoca, appunto in ceramica, esattamente. Terracotta, assolutamente. Museo poco visto, ma stiamo parlando praticamente degli Uffizi. Eccellenza al mondo. Chi vuol conoscere gli Etruschi deve andare. Sì, deve andare lì. Questo museo strepitoso. Tra l'altro sta vicino anche alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, esatto. Quindi a quel punto possono vedere tutti e due musei. In una villa rinascimentale, una delle più belle di Roma. Sì, assolutamente. Quindi andare a vedere questo posto è magnifico, veramente magnifico, incredibile. Pensato fondato da Castellano. Sì, e questo infatti era questo non lo sapevo, ma i castelli in quel periodo c'erano persone di questo livello di sensibilità. Ma infatti, esatto. Se adesso voi andate a Castelli, magari fate poi fatica a capire che magari anni addietro c'era tutto questo potenziale. Che ancora bene o male comunque c'è tuttora, perché no, sì. Quindi è quello che è sconvolgente. Nel senso, abbiamo Made in Italy dall'altra parte del Gran Sasso, che spesso magari non ricordiamo. Esatto, e perché ho scelto anche Tito Barnabè? Perché oltre, ecco, il papà di Castelli, a madre di Penne, in una giardini, lui per il figlio, perché pensava che voleva avviarlo alla carriera di ceramista, e nella circa metà 800 fa un'operazione straordinaria, perché in tutte le botteghe di Castelli gli raccoglie gli spolveri del 700 per non lasciare. Ma non solo, dietro questi spolveri c'erano anche un patrimonio di informazioni dei committenti, perché la carta scarseggiava, quindi un patrimonio inestimabile di informazioni sulle le produzioni anche barocche. Domani porterò il catalogo degli spolveri. Perfetto. Oggi ho portato le ceramiche, domani porterò i libri. Perfetto. E questo perché volevo dirvelo, perché questo fondo Barnabè fatto per Felice, l'archeologo, e poi lui non l'ha utilizzato, diciamo così. Gli eredi l'hanno venduto a Malibu, al Getty Research, è uno dei fondi più studiati, più importanti. Ancora qui c'è una pubblicazione di anni fa, ma non sono riusciti ancora a studiarlo completamente, perché ripeto, è una miniera sulla produzione, e Getty l'ha acquistato. Va bene, a poco. Ok, andiamo avanti per farvi capire il livello. Ecco, anche l'Ottocento viene considerato decadente, ma non è quello alla fine. Che vi dicevi, i pezzi di Federica Cappelletti? Anche Federica Cappelletti ha studiato all'Accademia di Napoli con Filippo Palizzi, anche lo dico, referente di Filippo Palizzi, referente di Michetti, ha cercato di insegnare a dipingere su ceramica, ma non senza, perché Michetti non sapeva dipingere su ceramica, riuscivano delle cose brutte alla fine, insomma, diciamo così, ha dovuto lasciare. Ma cos'era così importante? Che lui ha riportato il barocco castellano a Napoli, ed è stato anche lui, questo anche fatto quasi sconosciuto,
il capofila della scuola storicista napoletana, quindi Battaglia, tutti gli oggetti che vediamo al museo, anche di Fedele Cappelletti, artistico industriale di Napoli, la collezione del principe, come si chiama quello? Principe di Sangro che ha lasciato, ci sono tutti questi oggetti dello storicismo. Cappelletti è stato il capofila. A Rapino ha fondato la manifattura Cappelletti, e poi Vita Colonna, nipote, fino insomma, traghettata fino al Novecento. Non con essere così alto, però questa è la storia della ceramica nostra, abruzzese, come è importante la manifattura vostra dell'Aquila, vabbè, quello è più avanti un po', diciamo. Sì, è più questa di San Bernardino. Secondaria, diciamo, rispetto a una tradizione come Castelli, che chiaramente abbiamo visto, più che storicizzata, insomma. Una cosa solo per animare, cioè, sì. Vabbè, abbiamo terminato, abbiamo terminato. Sì. Come in termini proprio di caratteristiche territoriali, come siamo arrivati al Castelli? Cioè, nel senso, c'è della creta sicuramente, c'è dell'argilla, sì, c'è della terra specifica, no? Ci sono tutte le condizioni per il quale, come dicevo prima, nasce un centro ceramico. Quindi abbiamo dell'argilla, dell'acqua, la legna, e poi un po' alla volta si è scoperto che ci sono anche dei elementi delle terre rare. Infatti, inizi del Novecento, la Simac, la grande fabbrica inizi del Novecento, producevano il grès porcellanato, porcellane, e le candele per i motori a scoppio, dei primi motori a scoppio del Novecento, la Ford li comprava a Castelli, perché quelli che facevano in Germania non andavano bene. Quindi, si capito? Nel museo di Pianella, lì potete vedere alcune candele degli anni 20-30, anni 30-40, candele per le macchine. Una spiega che sono le candele, perché molti sanno prendere la candela, non tutti sanno che sono le candele. Allora, nel motore a scoppio, importante specificare questa cosa, non è una candela di esplosione, di combustione, dove praticamente c'è questo pistone che presta la benzina, però per far esplodere la benzina c'è bisogno di questa candela che sprigiona una scintilla, esatto, a un voltaggio pazzesco, solo che la sua struttura deve essere fatta in gres molto duro e non si deve rompere a temperature elevate, ma anche alla resistenza meccanica, certo, ma anche lo shuttle, per esempio, no? Tutti gli investimenti lo shuttle, sì, lo vedremo in ceramica, lo vedremo nel PowerPoint totalmente, ah sì, lo vedremo nel PowerPoint. Però è una cosa interessante, che quando passa attraverso l'atmosfera, per quelle velocità potrebbe qualsiasi metallo si scioglie. Dico che rimane Beh, fino a po' di tempo fa i motori della Formula 1 da una parte e una parte c'erano. Anche diciamo un pochettino più prestigiosi hanno il cilindro che ha una parte ceramica, porcellana. Vediamo. L'ultima diapositiva è stata già vista. Era una bella bibliografia che penso sia importante vedere la bibliografia. È interessante perché intanto grazie infinite. Grazie. No, grazie a voi. Comunque quando andremo al museo sicuramente vi emozionerete, perché ripeto, quando andate, quando decidere, dobbiamo decidere, Beh, tenete presente assolutamente, ragazzi, fate la fotografia di questa bibliografia, così almeno ce l'avete in archivio, vedete come si preparano le slide, ragazzi. Grazie infinite per... Allora questo è un minimo per approfondire, diciamo, ragazzi, ascoltate, un minimo, diciamo, la bibliografia essenziale l'ho chiamata, insomma, per approfondire i temi che abbiamo trattato oggi.
Perfetto, grazie infinite. Grazie. A voi, grazie ancora. Grazie della condivisione. Non è facile trovare un pubblico così di interlocutori così attento, interessato, accorto. Mi dispiace che oggi sono apposta la mia cosa. Adesso vedete in accademia e quindi sono tra l'altro scusate. Tra l'altro scusate, volevo ricordare. Scusate, volevo ricordare però a questo di pensare il nostro direttore che comunque questa è una collaborazione anche con l'Accademia di Catanzaro, che ringraziamo per la disponibilità di Claudia Giannulli, che è una nostra docente, anche se oggi non è più presente, di tecniche della decorazione, con il professor appunto Battezzano, che invece tiene il nostro corso di tecniche della decorazione. Per cui insomma è stato un interscambio bello, utile, che proseguiremo naturalmente da voi stavolta tra i nostri, insomma, ricambieremo l'ospitalità. Insomma, vediamo grazie. Anche di inserire qualche pezzo anche all'interno del museo Cervo. Soprattutto una cosa, poi però volevo fare una domanda, non allungo oltre. Essendo la nostra accademia un'accademia del restauro, pure perché sono le nostre eccellenze del restauro, avete mai dovuto avere necessità di ricorrere di ricorso al restauro della vostra collezione? Sì, abbiamo sì, infatti dei restauri le urgenti le abbiamo curati io anni fa. Che sei anche restauratore, tra l'altro. Ma sì, però questo progetto della sovrintendenza mi ha affidato sia per quanto riguarda le cornici, perché sono cornici del Settecento importanti perché documentano, ecco, la fortuna critica di questi pezzi, perché ti trovi il piatto del Settecento incorniciato nel Settecento col paesaggio, per dirne una. Ma poi anche a livello conservativo alcune maioli potremmo pensare, perché a livello insomma, di presentazione hanno subito troppi traumi questi oggetti nel tempo, tipo un vaso mancava un piede, era su una cosa, oppure un altro vaso era caduto lo smalto perché ci avevano messo durante la guerra, vabbè, delle cose così improprie, lasciamo stare così. Volevo chiudere. Ecco siamo stati studenti in età diversa ovviamente a Firenze, a Palazzo Spinelli, e Pierluigi, e lui è stato allievo insieme a me di Gabriele Porcucci. Porcucci che ha insegnato qui per l'anno scorso. Ovviamente è bravo questa cammina. Comunque grazie anche a Antonella. No, grazie a voi. Grazie a Dio, ha fatto un quadro di mio di Loretta Putino e la nostra accademia, e anche Veronica Pisano, professor Pisano, che è stato insieme tramite con l'altra importantissima istituzione che è il Museo Blu, appunto, che oggi fischiamo le orecchie. Tante volte abbiamo citato questo nome Gru, diciamo, e per cui adesso invece ci tocca, ragazzi, la parte un po' più fattiva, insomma, di questo workshop. Che lo immagino, no? Che si alimentano quanto... Che alla base di questo workshop. Comunque, ben lieti di continuare con un rapporto di collaborazione, sia culturale, anche di tipo conservativo, se vuole essere. Certo, direttore... Perché c'era il... per il restauro non ne possiamo intervenire, no. Per quanto riguarda le cornici sicuramente perché abbiamo il corso. Per quanto riguarda la ceramica possiamo intervenire perché i nostri restauratori comunque sono restauratori di altissimo livello e collegati all'Istituto Centrale del Restauro. Anche se non abbiamo proprio il corso di restauro, però possiamo fare per affinare. Su progetti specifici lo possiamo assolutamente fare. E mantenendo, diciamo così, questa qualità assoluta, insomma, perché lavoriamo in continuazione con la sovrintendenza. Noi siamo sempre monitorati da loro. Sì, e con il professor Antico, scusi. Prego. Prima di salutarvi, abbiamo iniziato proprio anni fa per una mostra che abbiamo fatto a Loreto, molto importante, poi con l'università, col Dipartimento di Lettere e Storia dell'Arte, dove si vuole. Un bel catalogo, ma abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione per il restauro di una pianeta settecentesca importantissima che è stata Costanza Sesto. E anche lì abbiamo del materiale tessile.
abbiamo fatto in anno voi volete assolutamente sì, vi permetto onoratissimi anche per noi è un piacere collaborare sempre con il territorio. Se ricorda il piliale anche il piliale che abbiamo presentato allora da Fudino che abbiamo restaurato certo abbiamo restaurato il piliale